Il pranzo in Puglia ha fatto le sue vittime, cioè sterminati mezza popolazione. E vabbè, è così. Il tema è che noi dobbiamo rimanere, quindi... No, Marinella aveva un babysitteraggio. Ci sei soldato con lo streaming, dovevo andare a lavorare con il babysitteraggio. Io mi sono fatto un bello spago con ragù di soia. Con ragù di soia? Voi? Pesce, pesce, pesce. Io prendo un bagliolino con un po' di sugo. Com'è la soppa? Come? Prima però mi sa allora corretto l'insalata prima, mi pare di sì, se ti fa bene, se sei contento tu. No, l'insalata mi fa proprio schifo. E allora è cazzo la bene, voglio dire. Aiuto, aiuto, mi è perso il collo, l'oggetto misterioso, forse devo metterlo sopra, qua, stai là, eh? Allora, fino a qui siamo arrivati un po' al movimento dell'acqua. Io vorrei entrare in merito di qualche argomento più specifico, se vogliamo, quindi ditemi voi da che parte dobbiamo andare. Dell'acqua c'è ancora una marea di cose da dire, appunto. Se c'è qualche curiosità a cui si può agganciare, possiamo andare avanti. Mi è stato chiesto per domani anche da Marinella o qualcun altro di fare tutti i cicli che avvengono chimici che avvengono all'interno della fitodepurazione. Possiamo rimandare a domani, se va bene. Quindi ditemi invece sto pomeriggio che cosa, se avete qualcosa in particolare che volete sapere, o se no vado avanti io a ruota libera, as usual. Avanti a ruota libera. Ci sia un silenzio, va bene, ruota lì. Vedete che volete dormire, state dormendo. Le slides domani, le famose slides domani. No, oggi rimaniamo qua. Anche oggi? Certo. Allora, io ho parlato di memoria dell'acqua. Voi conoscete questo argomento? Sì. Ho detto che l'acqua è particolarmente, cioè, è capace di trasportare informazione. Lei in se stessa non ha l'informazione, però lei si adatta a qualsiasi tipo di struttura, la mantiene e quindi la trasporta. Come fa questo? Allora, grazie alla sua forma, appunto questi esagoni, pentagoni che continuano a muoversi intorno alla materia, quando l'acqua esce sotto forma di sorgente, e attraversa delle rocce, e la roccia è quello che mantiene la memoria in questo pianeta, okay? È il materiale più antico che c'è qua, quindi mantiene tutta la memoria del pianeta. Lei trattiene questa memoria, quindi si adatta alla conformazione della roccia, quindi prende una forma, è come se fosse una specie di gesso, come si dice quando si fa una scultura? Di calco, okay, intorno alla roccia, e questo calco lo mantiene. Lo mantiene per tutto il suo percorso. Come fa a mantenerlo? Abbiamo detto che si muove in maniera a spirale. Questo movimento a spirale gli permette di mantenere la memoria, una cosa, e due, gli permette sempre di mantenersi pulita. Infatti il problema grave dei fiumi
sono tanti, ma soprattutto, cioè, soprattutto non gli è permesso ai fiumi di mantenere la loro forma originale, che è una forma che sempre muta, ma che soprattutto frena l'acqua all'arrivo del fiume. Cioè l'acqua trasporta dei materiali, trasporta sabbia, trasporta parti della roccia che ha staccato e li depone qua e là per potersi frenare e quindi mutare il suo corso e mutare il suo letto. Questo lo aiuta a che cosa? A ripulire tutte le sostanze organiche che cascano dentro e la cosa fondamentale, prima di entrare al mare, deve avere ovviamente la laguna. La laguna che cos'è? È la sua fitodepurazione, perché se l'acqua con tutta la sua sostanza organica entra nel mare, okay, è come portare del cibo al mare. Nel momento che entra nel mare, il mare è salato, le fermentazioni si fermano, perché il sale sapete che è una delle cose che vengono usate per bloccare la fermentazione. Quindi le bonifiche che sono state fatte per secoli e secoli sono in realtà dei danni grossi al sistema acqua dell'ambiente, ok? E uno dice, ma le bonifiche erano malsane, c'erano in zanzare. Benissimo, ma le bonifiche malsane avevano una loro funzione e noi umani dovevamo rimanere in collina dove c'era vento, dove le zanzare non c'erano e non occupare delle terre che servivano e che servono al sistema acqua-terra per potersi ripulire. Ma scusa, le zanzare non c'erano? No, no, no. Sì. Io vi descrivo velocemente come lavora il sistema della vita, perché così funziona anche la produzione di cibo, così funziona anche tutto. Praticamente il sistema della vita funziona in questa... Salute. Bless you. In questa maniera qua. C'è una parte degli organismi che costruisce la materia, ok? E questi organismi sono quelli fotosintetici, per cui diciamo che producono, ok, generalmente legame carbonio-carbonio. E c'è una parte invece degli altri organismi che invece la scinde, la separa per poter essere di nuovo rimessa. Un po' come Karate Kid, no? Metto la cera e tolgo la cera. Cioè la vita non è il che cosa faccio e che riesco a compiere nella mia vita, è il come lo faccio, perché il che cosa faccio comunque andrà distrutto e deve essere distrutto, perché la vita è un nascere e un morire, un costruire e un smontare, ok? Questo è molto importante capirlo, perché quando vediamo i processi, soprattutto quando entriamo nel terreno e vediamo come funziona la fertilità del terreno, lì e entriamo nel mondo dei microrganismi, lì vediamo che praticamente grazie ai microrganismi noi abbiamo una continua costruzione della materia e scissione, costruzione e monto e rimonto, e in mezzo a questo continuo giro, movimento, la vita continua a evolvere. E questo è interessantissimo, perché se noi abbiamo detto, se noi creiamo delle differenze nei nostri progetti, ok? E questo vale per tutto, se io devo ad esempio rendere una casa degli spazi confortevoli, degli spazi che abbiano umidità e temperatura costanti, esterni e interni alla casa, io dovrò ad esempio far girare l'aria. Mettiamo che ci sono delle parti più umide, quindi devo farle seccare, quindi dovrò creare delle correnti d'aria, o rinfrescare una casa, quindi farò entrare dal basso dell'aria fresca e farla salire in alto. Uscire dell'aria calda se è d'estate e la voglio rinfrescare, quindi creo delle differenze, creo quindi un movimento, e come dicevamo prima, di creare un movimento e dopo, cioè, dopo abbiamo appunto la forma. Quindi io costruisco questa materia, ok, e poi la scindo. Io quello che devo andare a vedere tutti gli organismi che mi aiutano a costruirla e che mi aiutano invece a scinderla. Io non posso bloccare questo movimento è la vita stessa. Il nostro corpo è fatto così,
Il nostro corpo è un ecosistema. Se io come ecosistema che funziono in maniera, abbiamo detto alcune caratteristiche degli ecosistemi che vogliamo che siano resilienti, ok? Vogliamo che siano quindi adattabili a varie situazioni, ma vogliamo anche che evolvano ad ogni situazione. Quindi più io nasco e muoio, più io ho la possibilità di evolvere. Infatti gli organismi più adattati rimangono sempre i microrganismi, generalmente sono batteri, ma ci sono anche dei funghi, cioè sono organismi che velocemente muoiono e rinascono, ma si adattano a qualsiasi tipo di vita. Ok? Sì, ok. Io ho detto anche un'altra cosa stamattina, ho detto che la maggior parte delle forme escono, perché come progettisti noi andremo a pensare a una forma, perché ad esempio se andiamo a fare un giardino commestibile dobbiamo capire dove mettiamo quello, dove mettiamo quell'altro, come facciamo questo, come facciamo quell'altro, e quindi ovviamente andremo a mettere una forma. Allora io mi chiedo, dato che siamo generalmente condizionati da quello che ci è stato insegnato, cioè la forma è per noi la maggior parte di cose, guardate questa stanza, guardate le pareti, guardate le porte, eccetera, sono tutte delle forme geometriche, cioè delle forme rigide e quadrate. Quindi per noi la forma geometrica, guardate la palazzina dovunque, guardate in giro, io pochissime forme vedo, diciamo, non geometriche. La maggior parte di quello che noi produciamo sono forme geometriche. E questo non aiuta assolutamente né l'edilizia, né l'urbanizzazione, né ancor meno dei sistemi complessi come un giardino commestibile. Allora io vi chiedo una cosa, se io vi faccio una forma del genere, no? Che è quella che io vedo qui intorno, ok? Cosa che è una forma appunto geometrica, che cosa vi viene in mente guardando questa forma? Una scacchiera. A me veniva il gioco della Isa. Quindi giochi, scacchiera, giochi. Una rete? Una gata. Un quartiere. Gli infissi di casa che sto rifacendo. Gli infissi? Una roba per la griglia, per cucinare. Griglia, rete, sì. Una libreria. Ah. Libreria, squadra si chiama, no? Svedese, quella dove? Quadro svedese, dove si fa ginnastica, sì. Cos'altro? La trama di un vestito. Una trama di un tessuto, quindi una cosa tessuta, sì. Un reticolo cartografico. Una forchetta. Hai mangiato abbastanza oggi? Sì. Un'arnia? Gli gnocchi alla rovina. Come? Gnocchi alla rovina. Sì, ravioli. Ah, i ravioli, no, perché i gnocchi alla romana sono piccolini e sono... No, sono quelli... No, ma ci fanno la teglia. Cioè, all'ordine li chiamiamo così. Ecco, no, perché i gnocchi alla romana... Quelli di sono semmai fatti... Sono i semolini fatti col bicchiere, sono tondi. Quelli che fanno fare la tagliette a volte sono così. Ravioli, va bene. Perché noi li facciamo... Cioè, la romana la fanno con un bicchiere, però va benissimo, perché tanto anche il cerchio ci sta. Se io invece vi faccio una forma così, che cosa vi viene in mente? Il nastro delle ginnaste. Una montagna russa. Nastro, ginnaste. Acqua, montagne. Gaudì. Un guanto. Montagna. Una sciarpa. Guanto. Ha preso il via! Capelli, le rughe,
Beh, le ughe sono abbastanza. Ma no, ma ci sono quelli secondo un po'. Beh, sai, hanno un po'. Vabbè, comunque io ho scritto, eh. Non è che sono dritte, eh. Eh sì, no, però. Ma è fiume. Quando sorrido così. Un fiume. Una costa. Costa riva del mare, le onde. Che differenza c'è tra questi due tipologie di. Certo, ma sono tutte due naturali? Cioè, vuol dire che dell'essere umano non c'era questo? Prima dell'essere umano questo non c'era? No, c'era, però non è successo. Allora, questo non è naturale? La razionalità, io la razionalità non. Allora, sono tutte e due, a vista, su questo piano di grandezze. Sono tutte e due naturali, vi posso accertare. Una delle differenze che c'è è che questa qui la troviamo al 4% e questa la troviamo al 96% delle volte. Ok? E questa è la differenza. Ma perché troviamo questo al 96% e questo al 4%? Dove ha origine questa e dove ha origine questa qua? Questo è creato dall'acqua. E l'altro? E l'altro forse dai movimenti sismici? No, quelli sono tutti dall'assenza, dal secco, dall'assenza di acqua, semplicemente. Se noi pensiamo una ragnatela che è estremamente geometrica, e i favi delle api, e le reti anche. La terra screpolata, appunto quando va via l'acqua, esattamente, e troviamo tantissime di queste forme, i cristalli, a vista, non a livello proprio, i cristalli hanno questo tipo di cosa. Quindi queste forme qui sono create a secco, queste qui sono create invece con il movimento di un fluido. Ok, quello che ho detto stamattina, però vorrei che questa cosa qui non rimanesse semplicemente un quello l'ha creato l'acqua col movimento ed è fine. Vorrei arrivare a vedere quanto in realtà la funzione non ha niente a che vedere con la forma, è successiva, che non è tanto semplice da entrarci, perché siamo veramente condizionati dalla nostra cultura architettonica vitruviana e chi per esso, ok? Vitruvio ti sta quanti fa? No, ma Vitruvio è quello che ha segnato cioè è per gli architetti quello che ti dice la forma e la funzione. E allora quando devono andare a fare qualcosa vanno a vedere un minimo. Poi Vitruvio era correttissimo perché lui le usava queste forme, ovviamente. La sezione aurea, la successione di Fibonacci, lui usava tutte queste cose qua. Però partiva dalla funzione e non partiva dal movimento, mentre invece la natura quando si, e quindi noi, cioè il nostro corpo, quando si evolve parte dal movimento e questa è una differenza enorme. Allora, come facciamo ad arrivare a lì? Ad esempio la costa terrestre, guardiamo il magma quando esce, ok? Il magma quando esce è un fluido, esattamente come l'acqua, ok? Però è un fluido fatto di sostanze organiche che escono e quindi vanno a porsi, no? In una maniera ad esempio così, no? Perché si muovono e ci saranno vari strati, dopodiché questa roba qua viene da movimenti, viene rotta, ok? Per cui la ritroviamo completamente spezzata, però riconosciamo un movimento fluido, ok? Quando noi muoviamo l'acqua, quando noi muoviamo qualsiasi cosa che è fluida, cioè praticamente quasi tutto su questo pianeta, noi andiamo a ritrovare delle forme del genere. Una volta che però l'acqua è passata, lascia qualcosa, no? Lascia tipo delle forme del genere quando si muove a spirale. E guarda caso poi noi le ritroviamo nell'evoluzione, ad esempio il Nautilus o le conchiglie in generale, ritroviamo queste forme qua, è come dire, è passato un movimento perché c'è stata una differenza, ha lasciato una forma
E poi su questo la foma ha trovato una funzione. Infatti, se noi andiamo a vedere la funzione della conchiglia, non tutte le conchiglie sono uguali, eppure hanno il tipo di vita identico. Perché non sono uguali? Perché hanno scelto forme diverse, cioè non è che hanno scelto, hanno inglobato una forma perché era quella che era stata lasciata, e con questa forma ci hanno trovato una funzione. La stessa funzione in biologia, nell'evoluzione, la troviamo sostenuta da un sacco di forme differenti. Quindi non è che la funzione ha una forma, la funzione ha mille forme diverse, perché in realtà è nata prima la forma della funzione. Ok? È un po' più chiaro? Non è tanto chiaro, perché veramente è difficile uscire da questo. Io questo lo dico perché quando noi andiamo a fare il nostro giardino, il nostro pancale, noi immediatamente cosa facciamo? Usiamo questo schema. Andiamo a fare un frutteto, usiamo il sesto. Andiamo a fare i pancali, gli orti, le case, mettiamo le case così. Senza pensare minimamente che lì, nelle città o nel giardino o tra la frutta, in realtà chi ci deve fluire è qualcosa di fluido. Allora, se io devo creare una città, ad esempio, guardiamo Roma. Roma era fatta tutta così. No? Tranne una parte, l'antica Roma, no? La Roma ancora etrusca, ancora prima dei Romani, tranne una parte che era fatta così, con i Romani arriva questa forma, no? Anche tranne così. Tranne il capo del Roma, tutta così. No? Tutta così, però Roma è, sì, perché poi c'erano gli Etruschi, facevano il cardo e quindi decumano e separavano, però quella separazione lì era del campo. Okay. Ed è stata trasportata invece nell'umidizzazione. Allora, Roma è tutta così perché? Perché ovviamente si adatta alla topografia del terreno, ai fiumi, ai colli. Non è che può essere... Sì, ho capito, non ti piacciono i pantaloni? Allora, che devo fare? Allora, Roma antica non veniva divisa col solco dritto, bensì veniva adattata. Quindi ci saranno state delle colline qui, ci sarà stato un pezzo di fiume, ci sarà stata una parte che era più oscura perché non esposta al sole, una parte invece più secca, okay? Una parte più alta, più ventilata, una parte più bassa. C'era un sacco di microclimi in questa città, okay? Perché ovviamente avevano tantissimi posti diversi. E in una superficie piana, in realtà noi abbiamo molta più superficie, perché abbiamo la collina, perché abbiamo, ok? Questa zona di Roma antica si chiama i Prati, e lì dove c'era la milizia. Allora, erano dei campi ovviamente piatti. La milizia cosa aveva bisogno? Aveva bisogno di controllo, perché doveva... Ordine, l'ordine schematico, che poi non è un ordine, non è un'armonia, ma è un ordine, cioè avevano bisogno di uno schema. Perché? Perché dovevano controllare i vari gruppi militari. Quando noi abbiamo bisogno di ordine e dobbiamo dividere le cose, infatti i romani dicevano dividi e t'impera, no? Quando abbiamo più dividi, più tu puoi controllare le cose. E certo che ti porta una fatica enorme, perché hai bisogno poi di molto lavoro per... controllare. Però quando tu hai, ad esempio, vuoi setacciare un materiale, beh, usi una rete, non è che ti metti lì. Quindi una rete è perfetta per controllare, fai passare una cosa, non fai passare l'altra. Ed è un ordine, diciamo pure che questo è ordinato secondo, diciamo, la nostra visione, per me è completamente stravolta. Però ci ha talmente condizionato, soprattutto dopo Euclide, perché Euclide cosa dice? Ok, io devo vendere una terra o devo sapere di chi è la proprietà della terra, è ovvio che un quadrato io lo so misurare perfettamente, velocemente, mentre una forma del genere io non so misurarla. E quindi dividerò la terra esattamente con la croce, col solco, e per cui diremo che questa parte è tua, questa parte è mia, e lì ci siamo. Il problema è che non si è resi conto che cosa? Che imponendo delle forme a dei sistemi complessi abbiamo creato molti più problemi. Andiamo a vedere l'umanizzazione, ad esempio. Tutte le città, diciamo, moderne, a cominciare dalle nostre, da Torino, a cominciare da Buenos Aires, a cominciare da qua, a cominciare da quelle più moderne ancora, quindi Chicago, quindi non so che cosa, New York, sono fatte in questa maniera qua.
Però cosa causa questo? Ad esempio non crea microclimi, non ci abbiamo delle zone più o meno umide o altro, non abbiamo meandri dove possiamo andarci a nascondere, a proteggere, abbiamo invece delle percorsi dove il vento ad esempio si può incanalare e quindi creare ancora più disagio. Perché voi lo sapete, un accesso qui non c'è vento, ma se voi andate a Chicago, New York, a Torino d'inverno e viene il vento, è fastidiosissimo, perché ci saranno delle parti proprio protette, invece delle vie che saranno assolutamente... Quindi non si è stato calcolato chi andava a vivere in questi luoghi qua, ok? Perché ovviamente erano fatte per la milizia. Dovunque noi andiamo a porre una forma, dobbiamo andare a vedere qual è l'energia che va e che cammina in questo, che va e che si muove, ok? Quindi quando io ho un fluido che si muove, ok, dovrò lasciarlo al suo movimento, quindi dovrò rispettare il suo movimento. Non posso incanalare i fiumi e mettere diciamo i bordi di cemento, perché praticamente non permetto al fiume di continuare, ad esempio, a ripulirsi con i suoi movimenti che abbiamo detto a spirale, e quindi praticamente ammazzo l'acqua, ok? Qui chi è che va a vivere? Chi è il fluido che si... Chi è l'energia entrante che si muove? In una città. Siamo noi. Ora, se io devo muovermi in questa maniera, ovviamente faccio molta più fatica a girarmi di 90 gradi ogni volta che devo muovermi, piuttosto che fare così. Quanto è più armonico muoversi in questa maniera qui in un viale, piuttosto che muoversi in direzione dritta e girarsi per così, e girarsi per così. La danza ne è un, ti ho visto un sorriso, perché? Perché tu prova a fare la danza così. Ci sono anche quelle, però ti creano disarmonia nel corpo, cioè ti creano veramente problemi. Quindi noi non abbiamo preso in considerazione il fatto che noi, comunque sia sistemi complessi, siamo, diciamo, l'energia entrante in un sistema, e non siamo macchine che ci si sposta a 90 gradi ogni volta. E questo cosa vi porta un'altra cosa. Se io ho raccontato che l'acqua, muovendosi così, mantiene la sua memoria, se io l'acqua la infilo in un tubo e la metto in un tubo a 90 gradi, fa più fatica. La spirale è rotta, sì, ma la spirale è rotta e la memoria è perduta. Quindi tutta l'acqua che io mi arriva, ad esempio dal cielo, piovana, che è un'acqua potabile, E con memoria, io non solo non la raccolgo per berla, che già faccio un errore abbastanza grave, no? È interessante, oggi camminavo per le strade e ho pensato, qui piove molto poco, quanto ce l'avete? 200 millimetri all'anno, quanto ce l'avete di precipitazione? Tantissimo, mi dicono sempre, qui non piove mai, stavo in un luogo dove ce n'era 100 e basta. Quindi voglio dire, non solo qui piove poco, ma in teoria andrebbe, come abbiamo visto, le piante nei luoghi dove piove poco accumulano tutta l'acqua, non ne lasciano perdere una goccia. Sono delle piante che hanno quasi il 100% di acqua. E allora qui camminare per le strade e vedere tutti questi sgocciolatoi dell'acqua piovana che va a perdersi nella strada, uno dice, ma c'è qualcosa che non funziona in questo sistema, no? C'è uno spreco eccessivo. Non solo facciamo questo, ma anche l'acqua che ci viene, da dove viene l'acqua che si usa qui a Trani? Dall'acquedotto. Come? Dalla Basilicata. Dalla Basilicata, quindi? Madonna, veramente, dalla Basilicata veramente? Dalle montagne? Che miseria. Interessante. Non solo questo, ma noi non viene incaduta, ovviamente, viene raccolta e poi con dei motori viene spedita. C'è questo acquedotto che la porta e poi a pressione viene data alle case, perché per arrivare, ok.
Quindi non solo non abbiamo rispetto dell'acqua che ci arriva direttamente su di noi, ma anche la seconda cosa è che l'acqua arriva e il momento che l'acqua, mettiamo che porti ancora memoria, no? Però poi la mettiamo dentro, la facciamo ripartire da turbine, le turbine rompono la memoria dell'acqua e la mettiamo in tubi tutti così, ta, 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 e ovviamente l'acqua perde la sua vibrazione, perde la memoria, ci arriva praticamente un'acqua che diventa quasi, quasi tossica per noi nelle case. Davvero, scusa la domanda, sì. Ma davvero c'è questa cosa, c'è un angolo di contagiare il fuoco? E lo puoi fare tu, in realtà con lo spettrofotometro lo vedi meglio, comunque assolutamente. Soprattutto se sono piccoli. Magari uno no. Ma tanti sì. La turbina ti... Ora io non so se specificamente il cugine ci sono. Io credo che sia, proprio che si sposti la tendenza. Cioè il sembra che il lo era sicuramente, non so adesso. No, questo ho pensato, che quando vedo dei palazzi di 4-5 piani è ovvio che lì hai bisogno di un minimo di pressione, perché o la mantieni a pressione altissima dalla collina, o se no... Comunque, l'acqua non è questa la maniera di trattare l'acqua, cioè non è questa la maniera di farla circolare, di portarla alle nostre case, perché ovviamente stiamo danneggiando, stiamo veramente un prodotto che dovrebbe avere un assetto vibrazionale simile al nostro corpo, perché il momento che l'acqua esce dalla sorgente, dalla sorgente scende dal fiume, scende come pioggia, e ha un assetto vibrazionale che è vitale, che è di vita, cioè che è identico al nostro corpo, perché noi praticamente risuoniamo come lei. E allora se beviamo un'acqua del genere è come un'acqua di Lourdes, è come un'acqua santa, cioè non è che siano sante, non è un miracolo, sono acque che hanno la stessa vibrazione nostra, quindi quando le andiamo a prendere ci beneficano al massimo. Se invece li facciamo fare non solo, perché generalmente uno pensa all'inquinamento chimico dell'acqua, più o meno, nel senso che uno pensa ok al cloro, ok all'arsenico, ok a un sacco di cose che sicuramente danneggiano il nostro corpo e anche i sistemi, diciamo, di produzione, ma in realtà non badiamo che la vitalità dell'acqua è fondamentale, il mantenimento della sua memoria, della sua struttura è fondamentale. Questa è una delle ragioni per la quale, appunto, con me l'omeopatia non funziona, no? In cui l'omeopatia funziona ed è stato già provato diverse volte, e Benveniste, che era questo
medico francese che provò la memoria dell'acqua, ok? Praticamente lui e poi insomma successivamente quello che è stato provato è questo, che se l'acqua è l'acqua pura è a contatto con una molecola, prende la forma di questa molecola. Voi la potete diluire tantissimo, ok? E fino ad arrivare all'assenza della molecola iniziale, però rimarrà, no, il calco dell'acqua di quella molecola. A questo punto io mi ingerisco quest'acqua che è stata precedentemente a contatto con qualsiasi cosa, le rocce, se non acqua sorgiva, se no un prodotto emopatico, un veleno, una tossina, qualsiasi altra cosa, l'acqua racconta al mio sistema immunitario che io sono a contatto con, ad esempio, il principio del principio attivo, diciamo, delle tossine che ha il veleno delle api, ad esempio, e quindi io non è che sto ingerendo niente, io ingerisco solamente un'acqua che come un libro, si apre come un libro, e a questo punto il sistema immunitario risponde cercando di aiutare il corpo di presenza di quello. Ad esempio, non so, se io ho un raffreddore mi piglio la lionceppa, che è cipolla, no? La cipolla cosa fa generalmente? Ti fa colare il naso. Allora io, ingerendo quest'acqua che è stata a contatto con la cipolla, dice al mio sistema immunitario: guarda che ti scollerà il naso, e quindi lui fa di tutto per riuscire a risanare l'infiammazione che si è messa. Quindi Benveniste nei suoi laboratori a un certo punto ha provato questo, ha fatto vedere che le acque rispondono, a parte che le acque rispondono alla nostra emozione, alla nostra volontà, rispondono a tante cose, perché ovviamente noi ci comunichiamo. Una cosa che non ho detto è che una delle cose che trasporta l'acqua, che è molto importante, trasporta il suono benissimo, ok? Sappiamo che se noi possiamo arrivare a 3000 Hz, ok? I cetacei arrivano a 80.000 Hz, cioè una cosa impressionante, quindi il suono nell'acqua viaggia meravigliosamente bene. Questa cosa che i cristalli prendono, se carino con la musica, tanti cristalli prendono. E l'acqua, certo, assolutamente. Beh, quello che ha fatto Emoto, ad esempio, valido o non valido, lui ha preso delle acque in certe situazioni diverse, in varie capitali, cioè in varie città del mondo, ma soprattutto gli ha fatto fare all'acqua cose diverse, cioè appunto ascoltare musiche di un certo tipo o in presenza di persone che gli davano un'emotività più o meno negativa, e poi ha fatto lo spettrofotometro, ha fatto delle fotografie, quindi delle acque appunto pacifiche che avevano ascoltato un suono armonico avevano una struttura estremamente armonica, mentre invece le altre erano molto disturbate. Questo che vorrei arrivare che a dire che, benché nella nostra mente adesso questo è l'ordine, in realtà questo ordine non ci porta molta fatica e molto lavoro. E infatti, se voi vi rendete conto, generalmente abbiamo un concetto del lavoro come di un faticare, di un dover fare qualcosa. Invece in un sistema complesso, in un sistema naturale, non c'è quasi il concetto di lavoro, nel senso che le cose fluiscono armonicamente e la tendenza è del minimo sforzo, i principi di minima, il minimo sforzo possibile. Ogni sistema complesso tende a non aumentare l'entropia, quindi la vita è antientropica per definizione, e se noi vogliamo fare dei progetti che includono noi stessi, che non sono solamente delle case, ma anche dei luoghi dove noi stiamo e dei luoghi dove noi produciamo il nostro cibo, noi dobbiamo ovviamente seguire questa armonia, ritrovare questa armonia, che non è facile calcolata, perché voglio dire, è da Pitagora che, e anche ancora prima, che si parla di numero aureo, oppure di una certa regola universale che può essere, diciamo, calcolata attraverso il numero, no? Però lo sforzo di tantissime persone durante tutta l'umanità, durante tutta la storia dell'umanità, è di riuscire a essere consapevoli
di ricreare qualcosa di armonico attraverso la progettazione. Se noi creiamo qualcosa di armonico, come si dice in permacultura, noi diciamo fai fare alla natura, perché la natura fa senza sforzo. Abbiamo visto la trotta di Schauberger oggi, la trotta risale enormi altitudini senza sforzo, quindi anzi con una corrente contraria. A noi invece sembra assolutamente impossibile, facciamo sempre degli sforzi, quindi come se noi ci siamo messi da 10.000 anni, 15.000 anni in questo trip che se dobbiamo fare qualcosa è uno sforzo. Invece non è così, però uscire da questo è difficile. E per fortuna che in tutta la storia dell'umanità c'è sempre stata una piccola percentuale di esseri umani che sono riusciti a comprendere questo e sono usciti dallo sforzo, creando dei sistemi armonici, okay, attorno a sé e riconoscendo il sistema armonico. Stamattina quando parlavo di questo stato speciale di Leonardo Schauberger e di tutti gli altri, di Pitagora, di Steiner, di tanto per nominarne alcuni, di Pico della Mirandola, di tantissimi che hanno scritto, basta andare a vedere, perché poi sembra sempre che arriviamo noi, no? L'altro ieri chiacchieravo con uno, insomma, una trentina d'anni, diceva la nostra generazione è quella che ha capito e adesso finalmente ci sarà il cambiamento. Io lo guardavo e dicevo, ma certo che cioè, ci sentiamo proprio al centro di tutto. Cioè, lui pensava che in 35.000 anni di storia la sua generazione di trentenni avesse finalmente capito come affrontare la vita. E gli ho detto, guarda tesoro, mi sa che prima di te ci sono stati tanti che sono arrivati veramente a comprendere, basta che ti sfogli un po' di volumi e ti leggi 2 o 3 pagine e lo vedi. Quindi c'è sempre stato qualcuno che ha compreso. Tanti ma pochissimi, però tanti che secondo me non sono poi così pochi, insomma. Cioè, no, rispetto all'umanità. Guarda. Altrimenti non sono riuscita a trasmettere tutto questo sapere. Altrimenti non sarebbe questo livello. Ok, però io ho avuto la fortuna di vivere brevi periodi con gli andini delle Ande in Ecuador e con gli aborigeni in Australia. Allora, queste popolazioni qui non hanno tanto la pretesa di essere arrivati, perché ovviamente Pitagora diceva io voglio trovare quei numeri per cui riesco, no, a progettare senza, capito, cioè con l'aiuto appunto dei numeri. Queste popolazioni qui invece sono molto umili, molto semplici, però vivono in una maniera tendendo al minimo sforzo. Però abbiamo perso questo sistema. Noi adesso l'abbiamo perso, ma per fortuna c'è sempre qualcuno, perché il mondo che noi conosciamo è il mondo che noi abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo ascoltato, abbiamo letto, ed è molto piccolino, per fortuna. Sicuramente la visione occidentale è da quando è iniziata l'agricoltura che si espanse, perché da quando è iniziata l'agricoltura cosa è iniziato? È iniziata la schiavitù, sono iniziati gli eserciti, è iniziato il fatto che se io sto a casa e studio o prego o comando, un altro mi deve costruire la casa e un altro mi deve fare il cibo, perché sennò non ci siamo. Poi la proprietà privata. E poi la proprietà privata. La paura di perderla. Esattamente. Esattamente. Ok. E poi anche perché avevi bisogno, una volta che c'hai lo schiavo che ti, o lo schiavo, insomma, la persona che ti costruisce casa, e tu gli devi dare da mangiare. E cosa gli dai da mangiare? E gli devi dare da mangiare l'unica pianta che non sono tossiche. E quali sono? Sono i cereali. Per cui produci tanti cereali affinché il pane, che non deve mai mancare, diventa un combustibile per la macchina schiavo che ti costruisce. E quindi ovviamente hai bisogno di molte più terre, quindi ovviamente devi, insomma, e da lì. Però molto prima, molto 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 prima dei 15.000 anni, prima dei 25.000 anni, vedi altre cose. C'erano i nomadi. No,
vedi altre cose, inizi a vedere una relazione con la terra progettuale completamente differente. Cioè, invece di arrivarci attraverso intellettualmente a questo discorso qui che stiamo facendo, ok? E domani lo pigliamo un pochettino più pratico, perché oggi abbiamo fatto un po' un discorso teorico, e domani pigliamo la casa, pigliamo l'orto, diciamo come facciamo l'orto e come modifichiamo la casa. Ma queste popolazioni qua ci arrivavano con quello stato mentale, che possiamo chiamarli anche sciamani, anche una parola sciamano che credo è di origine ucraina, deve essere dell'est, non lo so di dove sia origine, comunque ormai ha preso, insomma, vengono chiamati così. Comunque erano persone, erano civiltà o inciviltà che avevano una connessione con la terra fortissima, quindi loro si immettevano in questi sistemi complessi e si adattavano, e lo sforzo era minimo. Lo sforzo era assolutamente minimo. Mi è capitato quest'anno, raccontavo a Marinella, mi hanno invitato a Pam's Village, a Bergerac, no? Dove Thich Nhat Hanh ha il suo centro, dove ci sono tutti questi monaci buddisti zen vietnamiti. Io lì sono arrivata 2 o 3 giorni prima per un fatto di costi di aereo. E arrivo da casa di una mia amica che vive vicinissimo, lei è belga, vive vicinissimo alle grotte di Rufignac. Io non sapevo dove ero arrivata, perché francamente io avevo sempre sentito parlare di Lascaux, Rufignac, tutte queste grotte bellissime, Cro-Magnon, però francamente sapevo che erano Spagna-Francia, ma non è che proprio... Arrivo lì e ma qui ci sono le grotte. Dite, che grotte ci sono? Ah, c'è Lascaux. Dov'è Lascaux? Qui a mezz'ora, non è possibile. Insomma, io questi 3 giorni... Lascaux. Io, Lascaux, sì, queste grotte meravigliose. Insomma, io in 3 giorni mi sono fatta musei e grotte, mi sono vista un sacco di cose, e lì mi sono resa conto di questa cultura impressionante che è il Cro-Magnon, di questo popolo che... Praticamente si dividono in due, ci sono gli abri, che sono praticamente dove loro andavano a abitare, e poi c'erano invece le cave interne, che sono dei disegni che tu trovi a chilometri di distanza dentro la roccia, nel totale buio, ok? E questi disegni che loro fanno non sono di rappresentazione della realtà, perché non è che c'è l'omino che va a caccia, qui stiamo parlando dei 25.000, 15.000 anni fa, no? Ma sono dei disegni uno sovrapposto all'altro, come se tu vai dentro ne fai uno, poi un altro ne fa un altro, uno è messo così, uno è messo così, uno è messo così, astrattissimo, di una meraviglia incredibile, a parte di una raffinatezza, c'è proprio un'arte splendida. Non so se è mai capitato di andare, ma una cosa... Che disegnava al buio? Allora, dentro queste cave non ci sono segni di carbonio, di luci, di fuochi che ci sono stati, perché sono dentro chilometri, tu devi prendere un trenino ogni tanto per andare dentro, no? A Rufignac c'è un treno che ti porta. E sono tutti, c'è questa parete, ad esempio, in cui c'è un mammut lì, cavalli, un altro stambecchino, altre cose così. E allora quello che poi mi sono messa a leggere un po' di libri, è un libro che mi è arrivato tra le mani di 2 archeologi francesi, è appunto gli sciamani preistorici. Cioè probabilmente loro avevano una maniera, e ci sono delle pratiche antiche tibetane e di quelle parti là, in cui tu vai nel buio e fai una pratica del buio che dura giorni, settimane, mesi, e tu a un certo punto durante la pratica vedi tutto, perché tu capisci che sei luce, cioè si sente che sei luce e vedi tutto. Quindi 2 più 2 fa 4, nel senso che queste persone ovviamente, e poi questo studio di questi 2 archeologi è proprio gli stati alterati di coscienza, cioè il capire che uno entrava in uno stadio particolare della mente e poi entrava a diventare il suo animale guida, no? E loro hanno fatto uno studio comparato di tutte le esperienze sciamaniche che conoscevano loro, del mondo, insomma, di testi, eccetera, hanno visto che tutto combacia, cioè ci sono dei disegni esattamente così. Quindi queste persone erano in fondo in queste grotte, completamente al buio, lì facevano delle pratiche, iniziavano a disegnare e probabilmente entravano in questo stato particolare, disegnavano il loro animale guida o qualcosa del genere, capito? Perché non erano di raffigurazione, non ci sono uomini, non ci sono
sono donne, non ci sono raffigurazioni umane, ci sono solamente animali messi in maniera tipo strana, ma molto raffinate, per niente grossolane, proprio stilizzate al massimo. Va bene, io direi di fermarci un attimo. Che ore sono? Sono le 4:35. Ci fermiamo un quarto d'ora di ossigeno? Andiamo un po' fuori, sì. Spengo questo oggetto. Riniziamo, che ore sono? C'è l'ora qua. Che cosa? L'ora c'è? Sono le meno 10, 5 meno 10. Ok. Sì, cominciamo, lo dico a loro. Stai là, non cadere. Riniziamo, va bene? Poi facciamo dopo a mezz'ora, facciamo una danza. Dai, dai, facciamo quella roba lì. Guarda, vabbè. Hai capito perché ha mandato il coso? Perché è appena caduta una goccia d'acqua, quindi non solo questo l'ha fatto male che fa caldo, ma quando piove entra pure l'acqua. Cioè, è venuta, la ragazza della... Ah, aperto perché... Senti così. Ora sta prendendo. Buono. Tanta cosa sprecata. Comunque per esempio. Sì. Uno spazio. Ma poi ci insegnerai a recuperarla perché avendo lo stesso problema sul terrazzo mio, per esempio. Lo faremo da Marinella, recuperiamo l'acqua, facciamo un piccolo condensatore e facciamo un tetto verde con biorolio, tutto, facciamo tutto. Tutto quello che possiamo. Allora, adesso facciamo un piccolo schema di come noi possiamo osservare un sistema e quindi modificarlo. Questo ha a che fare sia con appunto la creazione di microclimi intorno alle case, sia come produzione di cibo. Quindi qualsiasi sistema noi vogliamo modificare, abbiamo una struttura, diciamo, base che osserviamo. Perché dico questo? Perché quando facciamo progettazione sostenibile, che si chiami permacultura, che si chiami quello che volete, tanto progettazione sostenibile è, noi ovviamente perché progettiamo e perché ovviamente non ci va bene come il sistema adesso, quindi lo vogliamo modificare, perché se noi vivessimo nel paradiso non avremmo problemi di progettazione, staremmo bene così com'è, ok? Quindi per però modificare qualcosa dobbiamo poterlo osservare bene, cioè dobbiamo poter capire che cosa sta facendo e dove vogliamo, dove non ci piace e come agire per modificare quella parte là. Molto spesso quello che non ci piace è posizionato nello spazio e nel tempo in un certo punto del sistema, ma non è lì che dobbiamo agire in un'altra parte. Quindi più schematizziamo, quindi più riusciamo a, osservando il sistema, cercando di estrapolare i punti più importanti, semplificando, è più facile andare alla radice dei problemi. Perché se noi siamo abituati a stare in un sistema come il nostro, come Schauberger lo chiamava, tecnico-accademico, in cui vai a risolvere un problema e ne produci altri 5, non è proprio la maniera sostenibile. Noi dobbiamo andare a risolvere quel problema, anzi, risolvendo quel problema lì non è più un problema, come si diceva, è uno scarto, un inquinante che mi va ad aiutare il sistema, okay? Che diventa una sorgente quindi non solo io non vado a creare altri problemi, quel problema lì diventa anzi una ricchezza, va bene? Allora, intanto definiamo che cos'è un sistema. C'è delle regole. Del gioco? C'è delle regole del gioco, forse. Ma che cos'è un sistema?
Diamo un attimo degli esempi, datemi un esempio di un sistema. Eco e tecno, non ha importanza, qualsiasi sistema. Nervoso, perfetto. Ha detto Maria che non c'è volume al microfono. Magari non c'è volume al microfono. Allo? Allo? Marinella? Ma perché è arrivato? Marinella, sei tra noi? Marinella, sei tra noi? Ci senti? Marinella! Dice che è proprio lo streaming che si inghiozza. Sarà dispiaciuto. Che fai? Hai uno streaming dispiaciuto tu? Vabbè, il famoso sistema tecnico accademico che fa casini, no, non ti preoccupare, no, ma... un sistema tecnico. Vabbè, dice che ci vede, ma non ci sente. No, non è che non mi dice perché c'è. Nel senso, facendo un problema della linea. Ok. Marinella, siamo qui. Perché ci avrebbero andiamo avanti? Singhiozziamo? Però posso tu, ma una bavetta no, a voi non arriva. Alza tu, non ci sono. Ma sì. Vuoi una giacca? Ti do la mia giacca, no, tieni. Ce l'ho, no, perché devo dire non è. Sei sicura? No, capisco che sei stai. Ma se ti metti qui e guardi di qui, Good Karma Tour. Sistema solare. Sistema solare, poi? Siamo sistema immunitario. Sistema immunitario. E fin qui siamo tutti ecosistemi. Sistema monetario, sistema sanitario. Insomma tanti. Insomma tanti, va bene. Ma che cos'è un sistema? Un insieme di elementi. Un insieme di elementi. Allora, insieme di elementi, quindi noi facciamo un insieme di elementi diversi, ok, che hanno probabilmente una funzione, ok, ancora interagiscono. Forse la cosa più importante è che questi elementi interagiscono, cioè questo interagisce con questo, e poi forse con questo, e poi forse anche questo con questo qua, ok? Cosa li fa interagire i sistemi, gli elementi? Pensate al sistema immunitario, solare, pensate al sistema sanitario. Cos'è che interagisce? Cos'è che fa comunicare? Si cambiano informazioni, si scambiano una parola che possiamo chiamare come energia. Cioè, un'energia che può essere l'informazione, può essere il vento, l'aria, l'acqua, può essere le idee, può essere qualsiasi cosa, le malattie, i virus. Ok? Qualsiasi cosa, quindi diciamo che un sistema è un insieme di elementi. Questi elementi sono connessi, ma la connessione viene data dall'energia entrante. Ok? Se io non ho più l'energia che mi entra, io non ho connessioni. Cioè, se siamo qui noi e non abbiamo energie per comunicarci, e noi non possiamo connettere. Quindi è l'energia entrante, qualsiasi essa sia, che ci fa comunicare. Questo è per proprio schematizzare e semplificare, perché quando entriamo nei sistemi complessi noi non capiamo, quindi o pigliamo la via della contemplazione e allora perfetto, capiamo tutto, perché è il momento in cui quando le persone dicono ho avuto un'esperienza, mi sentivo l'universo, appunto, ecco la roba lì, cioè entri in contemplazione e ti senti l'universo, quindi tu capisci tutto contemporaneamente e non hai bisogno di dividere. Mentre invece noi, poveri mortali, che non riusciamo a vederla in questa maniera, dobbiamo schematizzare, dobbiamo usare la mente, e allora se usiamo la mente, io preferisco invece che dividere tutto, semplificare, cioè parlare di pochi elementi e di poca e una energia entrante, va bene? Allora, un'energia entrante fa comunicare gli elementi e a un certo punto l'energia esce. E questo è lo schema base che noi usiamo per qualsiasi cosa, ok? Quando noi andiamo a osservare il sistema, mettiamo che abbiamo una casa che è calda d'estate, fredda d'inverno e ha vari problemi, no? Ad esempio,
E ad esempio quando, non so, le porte sono chiuse, le finestre sono chiuse per un mese o due, sa di muffa o sa di chiuso, vuol dire c'è fermentazione anaerobia, eccetera. E noi dobbiamo andare un attimo a vedere il sistema casa, vediamo gli elementi, tra cui noi, come dove sono posizionati, come va, come la struttura. E successivamente cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere quello che parlavamo prima, cioè la forma nella quale entra l'energia. Io potrei anche fare uno schema così, elemento, 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 ok? Ta, 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 come saremmo abituati, ma abbiamo visto che se il 96% delle forme su questo pianeta sono così, beh, tanto vale mantenere un po' una originalità del disegno, no? Quindi una volta che ho visto gli elementi e che ho capito che c'è qualcosa che non va, però non so dove andare ad agire, forse vado a vedere l'energia entrante o le varie energie entranti che mi possono essere utili, che cosa vanno a causare dentro e qual è la forma con la quale viaggiano dentro. Ad esempio, parliamo dell'igiene all'interno della casa, che è un argomento sconvolgente. Che cos'è l'igiene? Marinella, che cos'è l'igiene? Che cos'è l'igiene? Dovrebbero essere due teorie, una che potrebbe essere l'assenza di batteri, l'altra che potrebbe essere invece l'equilibrio tra i batteri, forse. Ma igiene, che è di origine greca, io non ho fatto il greco, forse qualcuno di voi l'ha fatto, che cos'è? Andiamo alle etimologie, perché le parole hanno un senso. Cioè, guardate un secondo, una volta l'informazione, a secondo dell'epoca, l'informazione viaggiava in maniera diversa, no? Adesso a noi sembra che l'informazione ci viaggi solo attraverso l'immagine, i video, questa è la maggior parte di cose di cui noi prendiamo energia. C'era altre epoche in cui la maggior parte di cose era nel fare, ok, come abbiamo raccontato, e c'erano altre epoche nelle quali l'informazione arrivava attraverso i simboli, ok? Io avevo un simbolo, tipo una cosa del genere, questo è un simbolo celtico di fertilità, mi portavano tante informazioni. Abbiamo detto che l'acqua ci porta informazioni, ma noi questa informazione qui ancora mica l'abbiamo capita. Ok, che io posso bere un bicchiere d'acqua e avere informazione mi sembra un po' strano, eppure c'è anche quello, ok? C'è un bellissimo libro che si chiama Il serpente cosmico, che è di un antropologo che ha fatto un'esperienza in Amazzonia, e praticamente lui, prendendo due piante insieme che gli venivano date da queste persone che ovviamente vivevano in Amazzonia, sapete che il numero di piante dell'Amazzonia è incalcolabile. Okay, quindi non è pensabile che attraverso l'oralità o la scrittura io posso, da persona che conosco le piante, passare a te l'informazione, è impensabile. Quindi qui dobbiamo entrare in un altro stadio, okay? E quindi questo Geronimo si chiama, insomma, il serpente cosmico, edizione veneziana. E lui praticamente dice, io assimilando queste due piante insieme, queste due piante mi facevano avere uno stato particolare, ma soprattutto agivano sul mio DNA, e quando io mi risvegliavo da questo stato io conoscevo altre piante, quindi è una maniera di conoscere attraverso la mutazione del mio stesso DNA. Che è meraviglioso, è come se noi mangiamo dei chips in cui c'è un'enciclopedia Treccani e adesso io conosco tutto ciò che c'è nell'enciclopedia Treccani, ok? Quindi l'informazione viaggia 2000 canali. Allora, e una volta arrivava attraverso i simboli, perché usavano tanto i simboli gli antichi e tuttora delle popolazioni? Perché sono una sintesi di un sacco di processi naturali. Ad esempio, in questo qui, che è una cosa celtica, cosa possiamo vedere? Un albero, poi? Vabbè, un raccoglie di ghiaccio. E quindi ovviamente il nostro sistema sanguigno, i fiumi, e poi? Se noi tagliamo qui e vediamo attraverso, guarda cosa abbiamo. Abbiamo cerchi concentrici, che può essere una pietra che casca nello stagno. Una pietra che casca nello stagno mi fa un modello di movimento, di fluidi. Ecco che io lo ritrovo all'interno del taglio di un albero. Ma se io taglio a questa sezione qui, cosa ci avrò? Ci avrò
dei rami più grandi e dei rami più piccoli. Cosa mi ricorda questo? Il sistema solare. Il sistema solare, non tanto perché ci sono tre soli, però se ti piace avere tre soli, vabbè. Ci può ricordare intanto come crescono i batteri in una piastrina Petri, no? Che nascono e aumentano così in maniera centrifuga. Ma anche un villaggio con le capanne più grandi e le capanne più piccole. Quindi un simbolo porta tantissima informazione. Quindi il passaggio dei simboli non è tanto simbolico, appunto, quanto ti dà informazione, ok? Grazie, ti ringrazio, ci dovevo finire. Igiene vuol dire la salute della persona. Come otteniamo la nostra salute? Domanda. Rafforzando le difese immunitarie. Come? Rafforzando le difese immunitarie. Rafforzando le difese. Allora, nella difesa c'è già un termine che ricorda la guerra. Voi noterete che, dato che noi veniamo dalla civiltà della guerra e della schiavitù, molto del nostro linguaggio e della nostra attitudine ha a che fare con l'ammazzare e con l'annientare. Lei ha detto o ammazziamo tutti i batteri, questa è una via, oppure troviamo invece una buona cosa. O annientiamo, o difendiamo, o attacchiamo, o... Allora, il nostro linguaggio è veramente basato su una cultura delle armi e della schiavitù, che è una cosa impressionante, perché uno non si rende conto come parla, ma le parole hanno un peso. E aumentare e difendere, da cosa ci dobbiamo difendere? Perché difesa? Perché c'è un nemico. C'è un nemico? C'è la paura di un nemico. Ah, ok, la paura di un nemico mi sta bene, ma che noi abbiamo nemici, dato che noi siamo arrivati fino adesso come sistema complesso, lo dobbiamo grazie a tutti quei microrganismi, macroorganismi, vegetali, animali che ci hanno accompagnato fino a qua, perché noi siamo evoluti con loro. Noi siamo un sistema complesso, quindi assolutamente perfetto. Essendo un sistema complesso e perfetto, quindi resiliente, quindi adattabile, quindi che tende al minimo sforzo, tutte queste cose meravigliose che ha una foresta pluviale amazzonica, noi in realtà non abbiamo nemici, anzi abbiamo solamente amici, perché sono tutti quelli che ci hanno accompagnato fino a qua. I batteri. Allora, Pasteur cosa ha fatto? Pasteur ha detto, ah, ho trovato il nemico. È il batterio, perché se noi lo uccidiamo col calore non abbiamo più problemi. È ovvio che la nostra mente crede di essere uno, in realtà noi non siamo uno, oggi ho detto già che il 6% del nostro peso corporeo perlomeno sono batteri, cioè noi viaggiamo con i nostri batteri e li manteniamo. Perché li manteniamo? Cosa fanno i nostri batteri nel nostro corpo? Sono batteri innanzitutto quasi tutti aerobici, soprattutto quelli che stanno in presenza di ossigeno. Quindi stanno dentro il nostro apparato uditivo, all'interno, e ci mantengono puliti, dentro i polmoni, e mantengono puliti i polmoni, gli occhi, la narice, tutti i buchi che ho sono stracarichi, tutti i canali interni che ho, quindi tutto il sistema ovviamente digestivo mi fanno digerire. Se io non ho la flora batterica, io non posso digerire, ok? Non posso assimilare, non posso assimilare i minerali. Quindi ovviamente io ho i miei amici batteri, che anzi o i miei amici batteri hanno me, non so dove inizia uno, dove finisce l'altro, comunque sia siamo un complesso, siamo un ecovillaggio di batteri. E quali altri nemici abbiamo per cui dobbiamo difenderci? Il virus. I virus? Ce li abbiamo noi, però la cosa dell'igiene è... La dovina è questa cosa dell'igiene? Che... No, voglio capire, tutti fanno igiene al 100%. Ecco, c'è scritto sui prodotti, uccidi. Ah, perché la cosa. No, voglio dire i virus. No, non neanche i virus, voglio dire, è ovvio, i virus sono un trenino di passaggio del DNA da una molecola all'altra, neanche sono vita i virus, perché non hanno la possibilità di riprodursi da soli, poverini. Hanno bisogno del batterio, della cellula. Stamattina abbiamo detto che lo stress è qualcosa in cui possiamo entrare,
e quindi possiamo anche riuscire. Ok? Quindi per mantenerci in salute noi dobbiamo sempre avere un movimento, come in fisica, no? Si dice l'equilibrio dinamico è quello migliore, cioè un movimento dinamico tra uno stato di stabile e uno stato invece instabile, e questo continuo movimento ci permette appunto di evolvere, di trovare nuove situazioni. Però se io, ho degli amici che mi stanno aiutando, sono sicuramente i batteri. Diciamo che il 90-95% dei batteri sono benefici per me, il 90-95%, cioè la maggior parte. Quali che sono generalmente i batteri che portano, che sono patogeni? Tipo il botulino. Sono batteri che si producono in assenza di ossigeno. In assenza di ossigeno, tipo il botulino e altri, cioè che si producono in assenza di ossigeno. Il tetano, il botulino è quello che sta nei pomodori, sotto olio. Ok, quindi c'è tutta una serie di. Questo non è un caso, è che come abbiamo detto, noi dentro le nostre cellule abbiamo assenza di ossigeno, quindi abbiamo una fermentazione anaerobia, ok? Fermentazione. La fermentazione è. Abbiamo visto questo ciclo qua. Cosa c'è? C'è. Questa è la fotosintesi e questa è la fermentazione. Questi sono i due cicli che dobbiamo. Questa è la fotosintesi e questa qui è la fermentazione. Sono le due F che fermentazione. Per fermentazione intendiamo tutte le maniere in cui gli organismi o le parti di organismo che non riescono a prendere direttamente l'energia dal sole, ok, si cibano. Quindi tutte le parti radicali, la parte di corteccia delle piante vivono di respirazione e quindi vivono di fermentazione, che poi può essere una fermentazione in presenza di ossigeno o in assenza. Quando eravamo nell'acqua, eravamo perché noi siamo batteri, quindi i nostri antenati sono batteri, quindi possiamo parlare dei nostri los abuelos del bacterios. Quando eravamo batteri, eravamo nell'acqua e lì vivevamo in questa bilancia tra ossigeno e non ossigeno, ok? A questo punto l'igiene, quando siamo usciti dall'acqua e siamo venuti in questo luogo che è abbastanza inospitale, perché qui non siamo protetti dagli ultravioletti, dal sole, cioè abbiamo l'evaporazione massima, ci si secca tutto, insomma ovviamente sotto l'acqua era molto più facile la vita, avevamo i minerali in soluzione, avevamo l'acqua che ci proteggeva, avevamo l'ossigeno dove volevamo, avevamo l'acqua dove volevamo e quindi non avevamo problemi. E quando la vita è uscita dall'acqua e si è dovuta portare con sé l'acqua, infatti noi siamo 70% d'acqua e anche di più, ha avuto problemi comunque con gli ultravioletti, con l'evaporazione, con tutte queste cose. Allora, una delle cose che fanno i miei batteri che stanno qui sopra la pelle è di proteggermi dai raggi solari e dagli ultravioletti. Allora, cosa faccio? Se io vado a farmi una doccia col sapone, anche il sapone più naturale possibile, io cosa faccio? Mi tolgo questo strato di batteri aerobi che stanno qua sopra. Loro sono piccolini, ma sono come dei cuscinetti d'acqua. Ovviamente quando arriva il raggio dell'ultravioletta, riflette su questo cuscinetto, muore il batterio, ma io sotto, cioè muore la mia parte di batterio, ma io sotto la pelle non mi penetra e non mi modifica il DNA. Se io mi tolgo, mi lavo e poi vado al sole, automaticamente io posso avere modificato il DNA e quindi, continuando così, posso avere un cancro della pelle facilmente. Quindi già lavandomi col sapone, io sto causandomi una... non sono consapevole che mi sto rendendo fragile, esattamente. Allora anche quelli che lavano con quelle... per esempio le diamante... si lavano con quelle guanciline. Allora, se ti lavi solo col guanto di crine, perché cosa succede? Se tu ti lavi col sapone vanno via i batteri. Una volta che vanno via i batteri anaerobi, i primi che arrivano sono quelli anaerobi. Quali sono quelli anaerobi? Voi sapete la differenza tra la fermentazione in presenza di ossigeno e in assenza, no? Allora, ad esempio, se io ho il carbonio come cibo, ad esempio uno zucchero, e lo do a un batterio aerobio, o aerobico, in genere si dice aerobio, però insomma aerobico, come volete voi, io cosa produco? Produco CO2. Il diossido di carbonio è facilmente rinfilato nel ciclo perché la pianta se lo mangia, perfetto.
Ma se io lo stesso carbonio lo do a un ciclo di batteri anaerobi in assenza, cosa mi fa? Mi fa il metano, CH4, mi fa una cosa che puzza e che è infiammabile e che è molto più difficile rimettere nel ciclo del mio sintesi metto la cera, tolgo la cera, ok? Se io gli do l'azoto, ad esempio, o lo zolfo, se io vado in linea con gli aerobi, io faccio solfiti. I solfiti sono facilmente rimessi in ciclo. Se io invece vado e prendo la strada anaerobica, mi va l'acido solfidrico, che è quello delle uova marce. Allora, vi rendete conto che in questo ambiente nostro di aereo, che è poco vissuto perché la maggior parte della biomassa sta sottoterra, e lo vedremo domani quando iniziamo a parlare di terra, e la maggior parte di poi viene il mare e alla fine veniamo noi che siamo qui in questo ambiente assolutamente inospitale, ok? A questo punto noi notiamo che in questo ambiente qui che ci siamo creati, che non abbiamo iniziato noi, l'hanno iniziato le prime alghe, e però noi abbiamo seguito di conseguenza, noi dobbiamo assolutamente mandare avanti la fermentazione aerobia, che è quella che non puzza e che soprattutto le cui sottoprodotti sono riciclabili facilmente, solfiti, nitrati, CO2, eccetera, eccetera. Ok? Se invece noi entriamo nella parte anaerobica, lì ci sono i batteri, la maggior parte dei batteri patogeni sono anaerobi. Quindi a questo punto io, se mi lavo completamente con sapone, mi tolgo questi batteri, i primi che arriveranno sono quelli anaerobi, soprattutto se io tengo le ascelle chiuse. Allora perché iniziano a puzzare le ascelle? Ma non perché io sto emanando i miei feromoni, è perché i batteri anaerobi iniziano a prodursi perché non hanno più, come dicevi tu, quelli in presenza di ossigeno che possono competere un minimo, non c'è ossigeno perché io mi tengo stretta, non è che sto così tutto il giorno, dovrei stare così ma non ci sto, e a questo punto io puzzo, cioè non solo c'ho il mio odore che potrebbe anche essere, ma in più c'ho questo odore sgradevole di fermentazione anaerobia, di metano, di acido solfidrico, di tutta sta roba qua. Invece, se io mi lavo sotto acqua con un guanto di crine, una luffa, una qualsiasi cosa che mi toglie la pelle morta, e quindi mi lavo sul serio, cioè io mi tolgo la parte, diciamo, di pelle morta, di superficie, batteri morti, pelle morta, e sotto l'acqua, i miei batteri continuano a rimanere là, perché non li ho uccisi con una soda. Perché anche i saponi più naturali hanno comunque o la lescivia o la soda. Il sapone che usavano in mano, il futuro, non è... Non lo so, dimmi di cosa hai fatto e ti dirò... Comunque, se tu usi argilla per lavarti, usi la meccanica, poi ti massaggi pure il corpo, per cui ti fa benissimo la circolazione. Quindi in realtà la pulizia è qualcosa anche di benefico per questo, da questo punto di vista. Allora succede poi una cosa strana, queste cose che vi racconto in realtà sono state scritte e poi io dove leggo poi dopo devo provare tutto, le faccio provare a tutti i miei amici e quindi poi ne faccio una statistica. Però la cosa interessante è che questo qui è un ingegnere di Buenos Aires, che si chiama Antonio Griales Cagno, che è un ingegnere un po' buffo, un permacultore, che ne tira fuori una settimana insomma di follia, pur di non andare contro il sistema corrente. E anche per lavare i piatti, anche per tutte queste cose qui, ovviamente dice è fondamentale non usare saponi, perché voi state usando il sapone, poi lo sciacquate nell'acqua, in realtà voi state diluendo e dando alla memoria dell'acqua questo sapone rimane nei piatti come memoria, quindi agisce come un prodotto emopatico nel vostro corpo, come se voi continuamente inglobate sapone, ok? Anche se viene sciacquato, in realtà non viene mai sciacquato perché rimane sempre un pochettino. Allora lui dice, è interessante perché, ma anche per l'igiene della bocca è la stessa cosa, lui dice sì, provate voi a pulirvi senza sapone per un periodo lungo. Poi succede che una volta, ad esempio, io vedo, non so, il bagno schiuma le cose, mi lavo perché vabbè, ma insomma mica posso sempre grattarmi, e mi lavo il sapone e il giorno dopo puzzo in maniera impressionante, cioè di colpo i batteri anaerobi mi vengono subito addosso, proprio il giorno dopo che mi sono pulita con questo. Però
sotto le ascelle, potrei andare è proprio lì che non devi, perché lì devi avere i batteri che ti tu prova a massaggiarti. Ma qui sono le batteri, quindi i batteri non servono. No, però ti servono a mantenere una fermentazione aerobia. Tipo cosa e anche l'aria, perché ci abbiamo i peli qua? Allora per abbassare la temperatura, no? Servono solo a proteggere le cicche? No, servono anche per mantenerti pulito tutta la parte, anche in bocca ad esempio. Cos'è che ti fa pulire i denti? Qual è l'unico prodotto che noi dobbiamo veramente usare ovunque? L'ossigeno. L'acqua può portare ossigeno, però è l'ossigeno. Cioè nelle nostre case, per il nostro corpo, il prodotto primario che non costa niente e che insomma è sempre disponibile, è l'ossigeno. Allora, come lavano i denti? Cioè, perché io andavo negli aborigeni e vedevo che nessuno si lavava i denti, e nessuno beveva, e nessuno si lavava, eppure non puzzavano, avevano i denti bellissimi. Sì e no, sicuramente lo zucchero è un veleno, ti abbassa il pH del sangue, ti porta via tutto il calcio, fa un casino, ok. Infatti mia figlia non ha mai avuto zucchero fino a 5 anni e non si è mai ammalata. Non è tanto anche questo, anche il fatto che il sistema naturale, allora io sempre vado indietro e dico vabbè, ok, le spazzoline non c'erano e neanche i dentifrici. Ok, non c'era lo zucchero, l'alimentazione era molto meglio, non si beveva tutta quest'acqua che sembra che dobbiamo andare alle Olimpiadi. Però le gingive hanno i capillari, quindi se noi massaggiamo le gingive con della salvia, con uno spazzolino anche, non ha importanza, però senza dentifricio, noi massaggiando praticamente aumentiamo l'ossigeno in bocca, ma aumentiamo anche l'ossigeno che ti arriva attraverso la circolazione del sangue. Quindi arriva attraverso i capillari questo ossigeno e ammazza tutti i batteri che sono anaerobi. Se poi usiamo il classico filo di quel prato che tu lascerai, quindi diventerà secco, quindi ti aiuterà a lavarti i denti, sì, tu lo usi tra dente e dente, tu sai esattamente cosa sta succedendo tra dente e dente, perché senti l'odore e sai se c'è una fermentazione aerobia o se non c'è, perché se c'è un cattivo odore tu sai che iniziano i batteri della carie, che sono quelli in assenza di ossigeno. Se tu fai arrivare ossigeno non c'hai problemi. Allora, nelle case è esattamente la stessa cosa. Noi possiamo... Quindi finestra sempre aperta? Sì, dipende, appunto. Allora, se tu fai le case, e qui in fondo anche gli antroposofi c'erano un po', cioè Steiner c'era un po' arrivato, non angoli nei 90 gradi. Se tu fai delle forme, ok, dove un fluido, tipo l'aria col suo ossigeno, può, tipo, oggi lavo la casa, invece di metterti lì a prendere lo scopettone, a farlo con l'acqua, apri una finestra lì, apri una finestra lì, apri una finestra lì, tu hai fatto la tua casa di modo che questo fluido di aria entra e ti pulisce, ti porta ossigeno dappertutto, la tua casa non puzzerà più di fermentazione anaerobia. Perché cosa succede? Se casca un capello, questa è proteina, i batteri subito la vanno e la mangiano, ma i batteri aerobi producono CO2, il CO2 è più pesante dell'ossigeno e quindi andrà a porsi nel pavimento. Se il pavimento non è permeabile al gas, questo sarebbe permeabile, questo è legno, il CO2 mi va dentro, ma se io ho un pavimento di piastrelle come ti chiede l'ASL nei ristoranti eccetera, esattamente l'opposto dell'igiene, ok? Questo CO2 si va a mettere lì sopra e ovviamente con i movimenti dell'aria si va a accumulare negli angoli. A questo punto, se si va a accumulare negli angoli il CO2, chi arriva? Arrivano i batteri anaerobi che iniziano a mangiare quello che non è stato mangiato dagli altri e quindi iniziano a fare un odore cattivo. E allora tu come vai? Ammazzi tutto. Ammazzando tutto, quelli che torneranno per primi saranno sempre gli anaerobi. Invece basterebbe solamente l'ossigeno, basterebbe un passaggio di aria, che ovviamente poi c'è la pulizia delle cose che noi a vista ci danno fastidio, cioè le macchie, la polvere, ok, questo lo puoi togliere, ma l'igiene, cioè la salute del nostro corpo, non viene da togliere le macchie e da togliere la polvere, sì, dipende quanto ce n'è. È da non far avvenire fermentazione anaerobica dentro le nostre case, perché poi se c'è umidità e ristagna, chi sono i primi ad arrivare dopo i batteri? Sono i funghi, sono le muffe. Le muffe producono, come abbiamo detto oggi, delle spore, queste spore vanno nei polmoni e questo non ci produce...
sembra semplice la questione, però avere una casa che traspira in valle di paglia, in terra, in pietre e calce è una convenienza enorme, perché voi la casa di valle di paglia la potete pure chiudere per 6 mesi e andare in Argentina, poi tornate e non puzza, perché traspira, perché è secca, perché non ha assorbito l'umidità, perché ovviamente ha una buona isolamento capillare sotto, è isolata termicamente, quindi è perfetta. Allora negli angoli cosa bisogna fare? Eviti gli angoli se puoi. Cioè, ad esempio, non so, una cosa che facciamo noi è andare a prendere questi appartamenti che sono in cemento e tutti belli squadratini, e quello che vi farò vedere domani con delle foto che abbiamo fatto anche in Tenerife, è di prendere questi appartamenti e iniziare a vedere che cosa si può fare in un appartamento per renderlo più vivibile. Allora si inizia a pensare, uno, tossicità degli elementi, quanti elementi tossici ci sono qua? Prima guardiamo il legno, ad esempio, e diciamo, che trattamenti hanno dato il legno? Ma secondo me hanno dato delle vernici, hanno dato del formaldeide, hanno dato qualcosa che può essere tossico per molte persone, ok? Soprattutto questo tipo di legno qui è stato trattato. Due, quanto isolato è termicamente da fuori? Tanto, poco, bene, possiamo fare qualcosa, perché se una stanza non è isolata possiamo iniziare a fare degli intonaci in terra con della paglia che ci, senza toccare l'esterno, perché sono sempre delle ristrutturazioni molto, cioè a bassissimo costo, ok? Non è che stiamo rifacendo, è a bassissimo costo permettere a una persona che sta vivendo in un cubo di cemento di migliorare la propria igiene, ok? Igiene vuol dire proprio stare bene, avere il luogo di comfort dentro la propria casa. Riguarda la termica, riguarda l'umidità, quanta umidità ti entra, quanto il muro può assorbire l'umidità in eccesso e ridartela dentro, ok? Quanto rimane l'umidità nei muri invece viene andata via, quanto è la reazione, quindi andare a vedere la reazione se si può fare una reazione naturale e di conseguenza evitare gli accumuli eccessivi di umidità, ok? Quindi le formazioni di muffe e cose di questo genere. Ma non ci dimentichiamo l'acustica. L'acustica è fondamentale nelle case. Siete entrati nelle scuole, nelle scuole dove noi mettiamo, io no, ma insomma noi mettiamo i nostri bambini dell'asilo, delle elementari, delle medie, dove urlano tutto, rimbomba in una maniera orrenda. Cioè, se qui diventano sordi alle prime settimane di scuola, di asilo, eppure noi lasciamo i nostri bambini in questi luoghi. Non solo quelli che gli danno da mangiare, che già iniziamo a preoccuparci, ma l'ambiente interno di una casa deve essere assolutamente di comfort e igienico, ma veramente igienico, non pulito e lavato. Anzi, questi asili, quelle scuole vengono lavati con dei prodotti in cui non solo chi lava si potrebbe ammalare dal giorno a domani, ma i bambini entrano e c'è un odore assolutamente orrendo di una quantità di saponi che non sono assolutamente necessari. Cioè, tu ricagli a no, non dico quello, anzi no, perché se tu li fai con acqua inizia la fermentazione anaerobia. Andiamo rivisti completamente e dire come sono le pareti, di cosa sono fatte, com'è l'acustica. Se io in questa aula qua, ad esempio, guardo e dico ok, l'acustica non è buona, no? Rimbomba molto, io sento che rimbomba molto. Se io dovrei, dove io in un'aula... In un'aula io avrei la capacità di parlare basso e dovrebbe sentirsi dappertutto, ok? Cioè deve essere un'aula che porta il suono senza rimbombarlo, quindi ad esempio vado a vedere, prima di tutto deve essere minimo circolare, non può avere gli angoli, ok? Basta andare a vedere un minimo di manuali di viaggio del suono, non stiamo parlando di alta scienza, cioè io sono una biologa, non sono mica, non mi occupo di musica, no? Però cioè, l'orecchio ce l'ho e lo sento. Poi vado a vedere il tipo di pareti, che materiale hanno usato,
che tipo di tossicità c'è. Allora, ad esempio, hanno usato dei cementi, i cementi hanno le tossine dentro, hanno usato delle vernici lavabili. Queste vernici lavabili mantengono la tossicità per parecchio tempo. I legni, formaldeide, aniline, vai a vedere che cosa hanno usato, no? Cioè, non stiamo attenti, ma voglio dire, né noi possiamo andare, ma né i nostri figli. Allora, non è che dico non va lavato così, non va lavato. Prima lo osservo e dico che tipo di intervento io posso fare, che sia il meno costoso possibile, che possa piacere anche ai bambini. Pensate ai bambini nelle scuole, tutti imbrastocciati con terra e paglia, a fare degli intonaci di terra e paglia, a togliere gli angoli con bottiglie, a fare un'aula tutta così. Cazzo, sarebbe meraviglioso. E perché non si può fare? La terra non è tossica, la possono toccare. La calce, ok, no, la calce può essere pericolosa, ma la terra e paglia si possono divertire, possono rifare la loro aula, cambiando l'acustica, gli metti tanta, fai un 3-4 centimetri di intonaco e l'acustica ti cambia completamente. Perché assorbe, ci sono un sacco di studi di registrazione che vengono fatti con le balle di paglia, con la paglia stessa. Okay. Quindi a questo punto guardo poi il pavimento e dico, il pavimento è permeabile o no? Questo è permeabile, ok, quindi già è un po' meglio. Poi soprattutto è ben isolato, è legno, quindi mi isola. Ma quanti pavimenti non sono isolati? Perché d'inverno sono freddissimi, ok? Cioè, non stiamo parlando di interventi miliardari, stiamo parlando di cose semplicissime che i bambini stessi potrebbero fare nelle proprie scuole. E perché no? Quindi lavare. Allora, qui vengono. Beh, solo con l'acqua andrebbe bene, dipende che cosa vuoi lavare. Se vuoi togliere un po' di polvere, sì, con l'acqua va bene. Ma perché non usare la lescivia? Perché non usare aceto? Bicarbonato? Perché non usare gli IM? L'IM. Ho detto una parolaccia. No, non ho sentito niente. IM, Effective Microorganism. Che ore sono, per favore? Sono le 5:30. Facciamo una sosta o no? Come state? Andiamo avanti? È tempo di salire. Posso dire solo la fermentazione aerobica produce metano e poi i solfi? Guarda, e l'acido solfibrico. Sì, quello delle uova marce. Guarda, se c'ho la tabellina qua, così ti diverti. C'è anche il fosforo, che è fosfano. Eccolo là. Dopo te lo puoi vedere. Allora, gli M. Una 20-25 anni fa, forse anche di più, un agronomo giapponese, c'ha quattro lettere, una H e una U, poi la posizione non lo so, U, se fai si spegne, cioè veramente, è come il mio cellulare che adesso è tutto buio, per cui io non so, devo sempre rispondere perché non, so, non posso leggere i messaggi, non posso scriverli e non posso telefonare perché vedo tutto buio, per cui rispondo e dico, bah, speriamo. Allora, una 25 anni fa agronomo giapponese, così, che lavorava nel mondo così con grande entusiasmo dell'utilizzo di sostanze di sintesi per produzione di, aspetta cos'era, non mi ricordo più, ma insomma piantagioni varie in tutto il mondo, soprattutto Israele credo. E a un certo punto nel suo laboratorio in Giappone stava facendo delle prove con i batteri e generalmente quando noi lavoriamo in laboratorio tutto quello che tu fai, soprattutto a livello di virus o di batteri, poi lo devi eliminare come rifiuto particolare. Però lui diceva, ma questo in fondo mi scoccia buttarlo via, per cui lo accumulava e lo buttava fuori in giardino. Poi lo accumulava e lo buttava fuori in giardino. Dopo un po' di tempo vede che in giardino c'è tutta una parte, tutta che piante che crescono, tutta verde, e non capisce. Chiede ai suoi compagni di laboratorio, dice, ma che è successo lì? Che avete fatto qualcosa? Poi si ricorda che era lui che continuava a buttare questi batteri.
Insomma, casualmente aveva messo insieme una serie di batteri e una serie di microrganismi, sia funghi che batteri, che praticamente miglioravano tantissimo la biochimica del terreno, ma non solo, cioè praticamente rendevano questa parte molto più rapida, più veloce, più efficiente. Lui era riuscito a prendere dei batteri che erano, diciamo, batteri, erano sia batteri anaerobi che aerobi, che però messi insieme lavoravano in maniera unita, ed erano anche batteri termofili, che arrivavano a delle temperature abbastanza alte. E da lì sono iniziati gli chiamati effective microorganism, microorganismi effettivi, e hanno iniziato a usarli in agricoltura. Ci sono dati in agricoltura negli ultimi 20 anni in tutta l'Asia, quindi Vietnam, Laos, India, Giappone ovviamente, Cina, in cui delle piantagioni hanno aumentato di 3, 4, 5 volte la loro produzione solo con l'utilizzo di questi microorganismi effettivi. Questi microrganismi in realtà sono utili per tutte le fermentazioni. Volete fare il formaggio, volete fare il vino alla birra, volete migliorare la vostra igiene, quindi mandare avanti più la fermentazione aerobica, volete pulire la vostra casa. Io vi dico semplicemente che vi darò la ricetta per farli. Ovviamente questa ricetta riguarda soprattutto la fermentazione, ma non solo, la fermentazione anaerobica della prima parte, quella parte del brodo primordiale, cioè quella parte fino all'acido lattico, la fermentazione lattica, quindi sono batteri, microrganismi di fermentazione lattica, tipo lo yogurt e la pasta madre, e batteri anche in presenza di ossigeno. E vi racconterò una cosa che mi è successa 2 settimane fa, che è stata abbastanza strabiliante, perché io li sto facendo da 2 anni, però li sto usando soprattutto per l'orto, per questioni. Poi sto usando, ormai a casa mia è buffissimo, perché io ho vissuto 6-7 anni senza acqua diretta, solo con l'acqua piovana, no? Quindi è una maniera di lavare le cose come si lava nelle barche, quando sei in barca, cioè usi in minima quantità di acqua e la usi tante volte prima di darla a della piante. E quindi in casa mia adesso ci sono vari contenitori, allora ci sono gli M, poi ci sono la lescivia è cenere cotta o cenere, no? Se volete poi vi dico anche come si fa, e poi ci sta un sapone eco di questi pigafetti, questi fighi che ti vai a comprare, eccetera, eccetera, costosissimo. Allora quando arrivo a casa mia, ma tu come lavi i piatti? Dico, guarda, vedi un po' tu, l'importante è che consumi poca acqua, ok? E durante i corsi cosa si fa per avere l'igiene? Io metto tutta la roba fuori, perché si lava fuori, la roba sta al sole, il sole come fuoco è l'elemento più purificante che esiste, quindi basta che un bicchiere sta 2 ore al sole, io anche se l'ho lavato male e se quello lì c'ha non so che cosa, è comunque morto. Cioè, se voi incontrate dell'acqua, avete sete, non sapete che origine ha quest'acqua, basta che la mettete in una bottiglia trasparente di vetro 3-4 ore al sole e poi la potete bere tranquillamente, perché gli ultravioletti hanno ammazzato tutto quello che c'è di vivo lì dentro, perché purifica. Gli M, niente, sono andata a prendere una, no, l'ho detto ieri? Quando l'ho detto? Sono andata a prendere una un bottiglione blu bellissimo in cantina e l'ho tirato fuori e puzzava di topo marcio, perché c'era avuto dentro un topolino poverino e era ormai tutto disfatto, una puzza. Potete immaginare, l'ho rovesciato sul prato, ci ho infilato dentro un po' di M, che sono liquidi, ci ho messo un po' di acqua e l'ho lasciato là e sono andata via. Così. Dopo 2-3 ore sono tornata lì, l'ho girato, ci ho messo dentro della ghiaia, non sapete come si lavano le bottiglie, con la ghiaia ho girato, sempre in senso orario prima, perché orario disfa e antiorario monta. Ok? Quindi anche quando fate le malte, ricordatevi che c'è una maniera, quando dovete aprire gli elementi tipo l'argilla e dovete dividerli, fate in maniera orario. Se invece dovete montarli tipo la panna o cose di questo genere, fate nella parte inversa, perché così lavora l'acqua.
No, quando devi fare l'impasto, orario. Allora, quando l'impasto deve sciogliersi, vai orario. Tipo se devi fare una malta in calce, grassello di calce, oppure devi aprire dell'argilla, tu vai in orario. In orario ti tira giù. Tu vedi che quando vai, io vado tempo, ho il frollino, il maxi pimer, vado dentro e lui porta giù e quindi vedi che la sabbia entra e si amalgama benissimo. Quando invece devi fare una, devi montare delle uova, devi montare della panna, devi creare della schiuma, vai nell'altro senso. Valeria la schiuma è arrivata nel momento stretto. No, domani, Ariella, adesso siamo nello scientifico spinto. Sono, non sono una scienziata. Carina. Digli il bambino che l'ha messo, gli ha dato una botta in testa? No, l'ha messo lì con l'argilla a fare. Tu intona, metti l'intono con la casa. La tua camera da letto. Tu metti l'argilla e togli l'argilla. Senti l'argilla e poi così. Va bene, metti l'argilla e togli l'argilla. Allora, allora niente, il suo bottiglione puzzava orrendamente. Allora domani mi porto un cuscino, perché vabbè che qua siamo tutti molto fluidi, però c'ho le caviglie che iniziano così, toc, ui. Allora, insomma, l'ho preso dopo 2 o 3 ore, l'ho girato in senso orario, ho tirato via tutto, l'ho sciacquato 2 volte, non c'era più niente. No, non ho usato aceto, io avrei usato aceto, un sapone, non ho più questi prodotti in casa, però insomma, sì, l'aceto ce l'ho, ma non ho la mucchina, queste robe qua, non ce l'ho più. No, ma era profumava. No, una cosa impressionante, no, ti giuro, non lo so. Cioè, perché tu ti fidi ciecamente. Dello sfatto? Sì. Assolutamente, lo sfatto. Cioè, se sei così, no, questo si può, se magari lo senti, no, 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 senti, allora, tu sei voluto fino adesso, almeno spero. Non si sa come, però, se è bene o male. Con una certa narice. Quasi un carcerato, ecco, benissimo, per cui se parli tu di al fatto ci sarà una ragione, benissimo. Allora, vorrei dirti che tutti i tuoi sensi, e poi lo vediamo quando andremo a fare le curve di livello, queste cose qua, incluso la vista, l'udito, eccetera, non sono delle macchine di registrazione assolute. Perché io ti posso dare una cosa e ti dico di che pH ha, e tu non lo puoi dire. Oppure ti posso dire, senti, quello lì è a livello o no? E tu non me lo puoi dire. Oppure ti posso dire, questo è caldo o freddo? E tu non me lo puoi dire. Cioè, tu tocchi questo e tocchi questo, ad esempio, dimmi cos'è più freddo o più caldo. È più freddo il ferro, cioè la parte metallo della plastica. E invece è accannato. No, sono alla stessa temperatura. Ah. Perché tu sei voluto non per dare dei dati, fortunatamente non siamo macchine, ma sei voluto per dire, se io mi attacco a questo ed è un conduttore, lui mi sta portando via calore, allora se è inverno io mi devo staccare subito. Io lo percepisco più freddo solo perché, essendo un conduttore, mi sta portando via calore, quindi io mi devo staccare se è inverno, se no mi attacco perché mi toglie via calore. Questo qui invece, che non è un conduttore, se fosse legno sarebbe lo stesso, tipo il pavimento, io lo tocco e non mi sta portando via calore, quindi a me mi sembra più caldo di questo, ma in realtà il dire più caldo e più freddo è errato. Tu dire, questo mi sta portando via calore, perché sento qualcosa che... Ok, sento il freddo, quindi vuol dire che abbiamo visto il movimento dell'acqua e di tutti i fluidi, vanno da una parte calda verso una parte fredda, okay? Ok? Quindi a questo punto tu tocchi questo, tu questo e questo, sono alla stessa temperatura identica. Allora, non abbiamo i sensi che si sono evoluti, ma i nostri sensi sono evoluti per la salvaguardia del nostro organismo, cioè per mantenerci vivi. Allora, io tocco questo, sento freddo, inverno, mi stacco subito perché sennò devo fare un sacco di energia per i... Io annuso... E
Porca miseria, l'olfatto mi dice se la cosa è buona o meno. L'altro ieri c'era una radice che abbiamo tirato fuori. Dove eravamo l'altro ieri? Ero a... Montecatini. Tiro fuori una radice e me la metto in bocca un pezzettino. Ah, sembrava dolce, buona, quasi quasi ve la portiamo per mangiare. Dopo un attimo ho sentito un urticante nella bocca, ma proprio pucciong, fortissimo. Io non so che radice fosse, dopo non l'ho più ritrovata. Fortissimo. Quindi io assaggio tutto. Perché assaggio tutto? Perché in minima quantità, perché poi il mio corpo mi dice se posso mangiare o meno. Esattamente come si fa quando si fa la prova. Guarda, vieni un attimo qui, alzati. Quel cellulare, tu hai un cellulare? No? Sì. No. È esattamente questa prova qui che fanno tutti i medici o i terapeuti. Allora, tu quale sei, destrosso o semistrosso? Oh, metti un braccio così. Io cerco di tirartelo giù, ok, c'ho la destra, e tu cerca di far forza. Ok, non ce la faccio, ovviamente, spero. Mettiti questo al cuore, con la sinistra, e rimetti il braccio lì. Ah, se ripeti. Come? No. Vieni. E i campi elettromagnetici, quello di cui... Questa è una bomba sto cellulare. No, come si chiama questa cosa? Si chiama... Adesso se mi arriva il coso. Ah, tu sei destrosa, sì. Uso la sinistra. Sì, più forte. Sei più forte, ok. Però dammi un attimo che vedo quanta... Va bene, cercherò di non usare la stessa volta. Mentre la sinistra. Vabbè, voglio dire. Ne... No! No, sì! Kinesiologia, grazie. Allora, il corpo tuo, cioè quando tu provi, ad esempio, i fiori di Bach o le sostanze omeopatiche, a vedere se sono benefiche o meno, il tuo corpo te lo dice. Cioè io ti avvicino, se tu ti metti adesso al cuore una cosa che ti è particolarmente benefica, tu hai il doppio della forza. Ma metti caso che c'è un fiore di Bach particolare per il tuo carattere, oppure c'è un'omeopatia particolarmente, tu te la metti qui o te la tieni in mano, tu diventi il doppio forte, perché il tuo corpo reagisce a quello che è benefico. Ovviamente quella roba lì non è benefica per nessuno. I campi elettromagnetici a cui siamo sottoposti continuamente, soprattutto stare davanti al computer continuamente, oppure il wifi, oppure qualsiasi... Non ti dico, ma tu c'hai una cosa vitale lì, proprio vicino vicino, chiamasi coglioni, noi tutti, che io ho lavorato 2 anni sulla sterilità maschile, no? Per cui di sterilità maschile ne so un pochettino, non solo, ma... Questa cosa è immediata, è quella la cosa impressionante. Ma noi siamo dell'acqua che vibra continuamente con tutto l'ambiente esterno. Se tu ad esempio fai pratica e ti metti in uno stato di non so come chiamarlo più, ok? Quella roba là. Ok, cioè fai yoga, fai quello, fai quell'altro, fai balli, fai quello che vuoi, ti metti, quel cellulare lì non ti fa più nessun effetto, perché ovviamente tu sei molto più forte. Vabbè, sprigioni un'energia, chiaro che... Perché tu sei energia, sprigioni continuamente energia, però tu ti vedi talmente equilibrata che quello stress lì non ti causa niente. E infatti cosa succede? Noi ci rendiamo conto quando siamo stanchi e quando non siamo stanchi. La stanchezza non è altro che un momento in cui il nostro sistema complesso sta cedendo troppo, perché in teoria non dovremmo essere, anche quando si parlava si parlerà un minimo di un'alimentazione, ma ne avete già parlato in un altro, l'alimentazione è che cos'è? Se tu mangi del cibo, ma anche come lo mangi, in compagnia di chi, con che motivazione, tutto quanto, diventa o un veleno o diventa la tua sorgente di energia. Cioè, noi non siamo macchine, se se mi dai 100 io ho 100, se mi dai 50 io ho 50. Io posso con 10 fare 100, o mi dai 100 e a me dentro mi risuona 5.
perché a seconda di che stato io sono, io posso cambiare completamente le cose. Quindi è ovvio che ci sono delle persone che possono benissimo. L'altro ieri c'era questa col pendolo che mi ha guardato tutta la mappa di casa, Sabrina, e ha trovato che nella stanza dove sta adesso mia figlia, in casa mia, è bassissima di energia. E infatti è una stanza dove nessuno ci vuole mai stare, la gente si dorme male, fanno sogni orribili. Però mia figlia ci sta bene. Allora lei guarda mia figlia e dice, ah, tua figlia ha un'energia talmente alta, è quasi un essere superiore. E dico, sì, lo so, è la mia maestra. Dico, certo che è molto... Dico, sì, ma lei non gli farà niente stare là. Ti preoccupare, lei ci può stare. È come un gatto. Sì, voglio dire, sì, un gatto, un cane, un luce. No, i gatti si mettono... Come? È una persona che è venuta a un corso di permacultura scambiandolo per la geomanzia, no? Insomma, per praticamente tu gli dai la mappa e lei ti dice tutto quello che c'è nella tua mappa. Anche se tu sei... La tua casa adesso sta in Brasile, tu sei qui. Lei gli dai la mappa, lei te la divide e ti dice se ci sono delle fonti d'acqua, se ci sono del radon, se ci sono delle radioattività artificiali o naturali. Ti dice dove sono i punti di maggior positività, ti racconta tutto. Dice, io l'ho imparato così, facendo sono pratica. Sono un orientamento geografico, diciamo, della mappa? No. Lei divide la mappa in quattro, non ha importanza dove, sì, il nord c'è là, però poi dopo con il suo pendolino ti dice esattamente cosa ci stanno. E la cosa buffa è che lei ha guardato la mia mappa e mi ha detto delle cose che io già sapevo che c'erano e lei neanche mi conosce, quindi figurati. Solo che ha trovato in casa mia dei luoghi in cui c'era l'essere umano 3.000-4.000 anni fa, per cui dice, io qui voglio venire a casa tua perché ci sono dei luoghi molto interessanti che potremmo scavare e ritrovare. Lei ha ritrovato un sacco di conventi, di luoghi, è andata, la chiamano ovunque perché... Non mi viene in mente, l'ha detta 3-4 volte. No, dicevo che i gatti vanno cercando, cioè... punti bassi di energia. E stanno bene. Sì, modi di arma. Sì, vengono di arma. In carne ci si mettono sulle... Sì. Se su modo di arma non si vogliono sempre. No, questo sicuramente. Comunque, tornando al nostro discorso, l'olfatto va usato come va usato tutte le altre cose, perché non ti dà un valore obiettivo, ti dice questo è... No, quando facciamo, io ho fatto diversi corsi perché producendo olio da 30 anni sono andato 2-3 volte a imparare un po' l'olio, lo metti in bocca, senti il pH, beh, l'olio ancora meglio del vino, il vino è molto soggettivo, l'olio un pochettino ce la fai, però comunque sì, è sempre soggettivo. Nel senso che alla fine tu puoi dare un giudizio di quell'olio lì, ma non ha importanza poi chimicamente tutti i vari dati, perché poi dipende chi se lo va a mangiare. E così tutto, i luoghi, eccetera. Però se possiamo, però soprassiamo, dato che siamo molto distratti noi esseri umani, e sempre più distratti da questo finto lavoro che ci fanno fare, no? Che tanto vale creare intorno a noi un luogo che non sia estremamente distruttivo, ok? Ma che sia abbastanza, diciamo, soprattutto quando ci sono, siamo a che fare con bambini, non sappiamo i bambini se sono esseri, che so io come li chiamano, Scarlet, no, Indaco. Indaco, gli altri che sono arrivati, che sono ancora più... non sappiamo chi sono, quindi tanto vale dargli un ambiente un pochettino più sano, no? Guarda, non ci vuole veramente niente a fare queste cose. Ci fermiamo 5 minuti? Sì. Dopo facciamo quella roba lì con riprendiamo, va bene? Io gli anni mi sono dato una decina d'anni, sono quelli con la... Visto sul
mio. Sono sempre in giro nudo, cioè io proprio. Io andrei in giro nudo come un morto. Svestiti. Questa roba addosso mi dà un fastidio. Ci senti? Ripartiamo? Marinella, ci sei? Che allora, Madonna, com'è complicato spiegare questi sistemi complessi? Ma infatti, perché poi ogni tanto fate la pulizia. Ciao! Sono lì. Io ho fatto poco, eh? No, ho fatto poco perché, voglio dire, devo un po' attaccarmi alle conoscenze di tutti quanti, quindi chi sa qualcosa almeno gode un po' di quello, di quell'altro ancora. Per cui nomino Vitruvio, non perché, perché è uno dei pochi architetti che conosco, di cui ho letto qualcosa. Il fatto è questo, che io mi rendo conto di quanto sono invece mancante rispetto a tutto questo. Vabbè, ma non è mancante. Il tema è che la conoscenza si può ottenerla immediatamente in altre maniere e invece noi fatichiamo, e questo è proprio il sistema nostro di spreco totale. Quindi quello che noi veramente dovremmo fare per il nostro bene è di rivisitare gli ambienti interni e esterni e rivedere come abbiamo... C'è una vignetta che adesso vi passo, carina. Eccola qua, è una vignetta che ho da quando ho 15 anni e me la porto appresso, che poi dopo quando ho incontrato la permacultura ho detto guarda un po' a che fare con la permacultura, con la progettazione sostenibile. L'ho detto lì? Sì, dici che si vede? Sì, così? Così? Si vede? Guardatela. E quindi? E la morale della favola? E the winner is? Vedi il ciclo che si ripete. Hai capito? Allora, dato che siamo in un loop così da 15.000 anni, questa è una vignetta di Kino, che è il, poi quello che aveva disegnato Mafalda e Nando. È sì, certo! E quindi questa vignetta, quando io l'ho vista, ho detto proprio tutte le mie angosce che avevo dentro da ragazzina, e dicevo ma c'è qualcosa che non funziona, no, in questo sistema, e la risposta che mi ero data in quest'epoca era certo, noi siamo un sistema complesso e lavoriamo in abbassamento delle tensioni, abbassamento del lavoro, abbassamento dello spreco come corpo. Cioè, siamo dei sistemi di minimo sforzo, però fuori di noi abbiamo creato una struttura, no? Noi occidentali perlomeno, che è esattamente l'opposto, cioè che massimo sforzo, massimo attrito, massima tensione anche di relazione, massima spreco. E dicevo, certo, così non può andare avanti, ci facciamo solo del male. Ma no, non è questione che ci vuole un po' di anni. Sì, sì e no, però c'è sempre qualcuno al mondo che invece questa cosa l'ha capita e che continua a lavorare nel senso opposto. Quindi noi dobbiamo aumentare la percentuale di queste persone qua. Illuminati ne viene uno ogni 100 anni. No, ce ne sono tanti, molti di più. Ma tanti su 6 miliardi non sono. Ma secondo me è un 4%. Un 4%, famoso 4%. Quindi? Che è il famoso libro di un'altra serie. Quello che mondo adesso, chi sei? Non? Chi no? Quello che è il libro. Perché? Dice a quattro libri.
comunque, secondo me, non prendere per il culo i romani, eh? Sono nata a Roma io, va bene? Bono, è buono. Buono. Io non sono romana, ma sono nata a Roma. Allora, quindi quello che dobbiamo fare è di capire dove è cliccato il loop, dove continuiamo a fare e mano a mano modificarlo. E la modifica è, tornando a questo schema iniziale, no? Ci abbiamo gli elementi. Abbiamo capito che c'è un'energia entrante. Questa energia entrante e fluisce da elemento a elemento e poi esce. Guardiamo un attimo adesso alla... guardiamo un attimo questo disegno che abbiamo fatto prima, no? Della foresta e del campo invece tagliato o arato, ok? Diciamo che sono due sistemi uguali, cioè lo stesso posto, però due sistemi che producono cibo. Uno produce una diversità di cibo enorme, la foresta, il bosco, il giardino commestibile che vorremmo fare, e l'altro invece produce solamente una cosa, ad esempio mettiamo che abbiamo fatto grano, no? Vediamolo da un solo punto di vista, cioè dall'entrata dell'acqua. Abbiamo visto che qui raccoglie tutta l'acqua di Rugiada, che è quella che entra maggiormente, e di questa acqua di Rugiada ne evapora solamente un 10%, 10-15% è stato calcolato. Questo qui non è capace di raccogliere l'acqua Rugiada perché non ha superficie fogliare. Quella poca che si appoggia sulla terra, arata o nuda, viene evaporata, cioè ne perde un 60-70%. Ok, questo è un fatto. Quando piove, questo sistema qui si protegge la terra dalla pioggia, e fa che venga assorbita questa pioggia, che non crei danni, perché ovviamente se la pioggia va a cadere come cristallo in un liquido sulla terra, rompe la terra, ok? E questo protegge il sistema dall'acqua. Si toglie gli auricolari. Vabbè. Sì, ma ha bevuto il ragazzo? È creativa. E non sono neanche le 6, sono le 6:20. 6:30, no? Che ora sono? Sì. Sono le 6. Ah, così, poi va... E sarà l'ora della messa. Infatti, l'ora della messa. C'è il richiamo del fedele. Andiamo? Io non sono fedele. Tanto per provare un'esperienza nuova. No, nuova? Cioè, non vorrei dire, ma anche nella cultura cristiano-cattolica c'è stato un sacco di illuminati. San Francesco era uno di loro. E lui sì. Chi è trovato? E lui sì che era connesso con la terra, porca miseria. Cioè lui sapeva cos'era un sistema complesso. Vabbè. Però... lui è quello dei mai però. No, Francesco è una strana... Francesco ha riabilitato gli Etruschi. Cioè era uno che si andò... ad un'altezza energetica altissima, quindi a lui non poteva bere anche il fango, non gli faceva niente. È come di quello stesso discorso che dicevamo prima, se tu sei superiore alle cose e non sei più nel dualismo, ma che ti importa il bene e il male? Beh, comunque sta di fatto che i problemi, cioè, che hanno portato poi alla morte sono state tutte le privazioni, il fatto di avere, cioè pure fare i polmoni disintegrati. Quando c'era una persona del genere si buttava fuori, cioè in grotta, stava lì a mangiare, insomma. No, insomma, non è proprio sia di vita che ti piace a te, capito? D'altronde lui doveva
a dimostrare il cammino della sofferenza, cioè qui abbiamo i crocifissi ancora in giro che ci fanno ricordare, ricordati che devi morire. Mo me lo segno. Me lo segno. Voglio dire, lui doveva dimostrare anche il cammino spirituale attraverso la sofferenza, ai lui. Noi invece cerchiamo di fare il cammino attraverso la gioia. Non lo so. C'aveva un po' Sì, ma secondo me anche selvatico. Comunque sia, e quest'altro sistema, per quanto riguarda la pioggia, cosa succede? Succede ovviamente che... Allora, la rugiada entra nel sistema tecno, chiamiamolo, e esce. Cioè praticamente gli fa una via d'uscita, neanche la bada. Ed è un elemento fondamentale, perché se questo produce cibo, il cibo è fatto al 90% di acqua, beh, qualcosa mi servirà sta acqua, no? Cioè perché la lascio uscire dall'altra e mi entra di lì e la lascio uscire di là senza neanche... E così fa. Per quanto riguarda la pioggia, è ancora più divertente l'assurdità del sistema agronomico attuale, perché entra l'acqua, mi disturba gli elementi, mi spacca la terra, mi stacca l'argilla dall'humus, quindi il complesso argilla umico che è la terra, si rompe. L'argilla, che è la parte inorganica più leggera della terra, viene in superficie, invece dovrebbe stare sotto, e a questo punto creando quella cosa lucida e terribile. E non solo, ma l'acqua, che è amica di tutti, prende vari minerali, oligo minerali, eccetera, sali, e me li porta a valle, quindi non solo mi crea un danno al sistema stesso, quindi l'acqua mi diventa un inquinante. Allora, la prima acqua la ignoro, ben venga. La seconda acqua, quella piovana, cioè, diventa quella della rugiada, neanche la guardo, cioè la faccio uscire di là, come se fosse Aikido, prego. Invece l'acqua della pioggia lo faccio diventare un inquinante, cioè lo faccio diventare che l'acqua che potrebbe essere benefica per il mio sistema, no, mi spacca il sistema, mi rompe, mi toglie i minerali di cui ho bisogno. E tutti questi minerali vengono trascinati fuori dal sistema, quindi mi distrugge il sistema, non solo, ma va anche a creare problemi ai sistemi più in basso, a valle, tipo le inondazioni. Cioè, col fatto che noi tagliamo in maniera esagerata e non permettiamo all'acqua di... Perché se noi facciamo un villaggetto, ok? E questo villaggetto è molto, diciamo, come una città, e non ci sono zone verdi, è ovvio che tutta l'acqua che casca, e il tetto verde rientrerà in questo discorso, tutta l'acqua che casca qui sopra nelle case è acqua che io non faccio penetrare direttamente nella terra, ok? Se io la mando nei dintorni io non ho verde che mi ha mantenuto bassa la temperatura, quest'acqua non verrà assorbita dalla terra, quindi ovviamente vroom, va a valle. A valle cosa trovo? A valle trovo un'altra situazione, ok, che non avrei dovuto neanche abitare, perché sono zone che noi umani non dovremmo neanche stare, che invece abitiamo, costruendo le case in luoghi assolutamente anomali, e lì mi arriva flood, l'inondazione, e quindi mi distrugge anche un altro sistema. Vabbè, ma a mare, sulla costa, è comunque... No, c'è la sabbia che penetra, c'è la laguna. Ok. Raramente c'è ogni tanto la roccia, ok, la roccia va bene, un minimo entra, ma in realtà in genere c'è la sabbia che drena e quindi tutta l'acqua entra dentro, ancora prima di arrivarci, e poi ci stanno tutte le parti, diciamo, di lagunari o di verde che stanno a fianco. Non ci sono le strade oltre la sabbia, oltre la sabbia c'è verde. Che quindi viene, se c'è la strada è ovvio che l'asfalto me la manda di qua e quindi va tutta al mare. E quindi quello che vorrei far notare e quello che poi dopo domani cercheremo invece di mettere un po' in pratica, non col lavoro ma insomma sempre a discorsi, che qua siamo relegati in galera, è il fatto che se io ho un'energia che può essere utile al sistema, io devo fare di tutto per accumularla nel sistema. Fare di tutto perché il sistema sia resiliente. Quando questa viene in maniera esagerata, come abbiamo visto prima, quindi il sistema deve essere capace di raccoglierla tutta senza distruggersi,
Infatti farò vedere le foto di un biorogo sotterraneo, tutta una maniera per raccoglierla tutta senza che ci sia movimento di terra, e non farla uscire dal sistema e far sì che questa vada a rovinare. Quindi un tetto verde, in questo caso qua, tanto per nominarlo, permette, una delle ragioni per cui si fa il tetto verde nelle città, permette di rallentare quest'acqua, cioè viene assorbita in parte dal tetto, e quindi ovviamente una parte evaporerà, ok, di acqua tornerà su, e quindi pochissima acqua verrà ad inondare le strade. Questo è uno. Per quanto riguarda il sistema agronomico, chiamiamo pure agrologico, dato che agronomia è imporre una legge, una forma ad un sistema che neanche io vado a osservare. Invece agrologia è cercare di capire come il sistema funziona e quindi viaggiare con esso. Ok? Nel quanto riguarda il sistema agrologico, qui ci sono un sacco di cose che possiamo fare. Certo, la foresta è una delle risposte migliori, ma se non vogliamo arrivare al sistema foresta perché vogliamo mangiare altro, c'è tutta una zona, ok, tra questo sistema e questo sistema, di varie, diciamo, caratteristiche, in cui noi riceviamo quel famoso malato che era nella terapia intensiva, mano a mano lo riabilitiamo, mano a mano gli togliamo vari tubi e lo facciamo, e mano a mano diventa indipendente. Ci possiamo fermare a qualsiasi punto, dipende quanto dipendente vogliamo il nostro sistema da noi e che tipo di produzione vogliamo fare. Fare dei cereali, Fukuoka e altri hanno già fatto tanta sperimentazione, fare i cereali in una maniera in cui il terreno non si distrugge. Quindi fai cereali, ad esempio, con una doppia coltivazione, non in monocultura. Anche se noi guardiamo un po' indietro nel Mediterraneo, cosa succedeva? I campi erano tutti 3, 4, 5 culture, perché c'erano gli ulivi, c'era la vigna, all'interno c'erano i salici che ti servivano per la vigna, e poi c'erano delle strisce di... Come? Cos'è che serviva per la vigna? Il salice? Per la legatura, per fare i cesti, tante cose. Sì, e poi soprattutto è un palo dell'acqua. Il salice è una pianta fondamentale che sa ritrovare l'acqua e te la mantiene vicino, ok? E te la trattiene, quindi non ti asciuga. E poi comunque viene usato per tantissime cose. Quindi se tu in questo tipo di cosa qua, tu fai una situazione in cui c'hai, seguendo le isometriche, tutti sapete cosa sono le isometriche, quindi seguendo le linee di livello, tu hai i tuoi ulivi, ad esempio, no? Anche in fila, ma non sono in fila lineare, sono in fila seguendo l'isometrica, quindi se l'isometrica fa così, gli ulivi saranno così, ma l'importante è che quando l'acqua mi cala dal versante, incontra l'isometrica con gli ulivi, io faccio una specie di fossa a livello, gli ulivi stanno sopra, ok? Così, questo è l'ulivo, questa è la fossa, lì è monte, qui è valle, a questo punto anche l'acqua che mi scorre, mi cade in questa fossa, penetra dentro la terra, quindi non perdo acqua, l'ulivo ovviamente è contento perché ci avrà sempre una parte umida, e comunque anche se cala molto ci avrà capillarmente, risalirà, e avrà una parte in ombra, no? Creare microclimi, creare zone in ombra dove anche il vento, ad esempio, potrà accumulare foglie. Allora, durante l'inverno, durante le potature, durante c'è un salto di foglie, il vento me l'accumula in questa buca, perché c'è una fossa lungo la linea livellare e invece una parte concava e una parte convessa. La parte convessa c'è l'ulivo, la parte concava no. Però qui mi si accumula tantissima sostanza organica e lì c'è un compost praticamente gratis che io non faccio. Quindi c'ho questa zona, diciamo, più bassa, ok? Questa zona più alta, la zona più alta c'è l'ulivo. A questo punto c'ho la vigna che può essere messa un po' più lontano dall'ulivo per avere lo spazio per raccogliere le olive, e poi alcune fasce, sempre tra gli ulivi e in alto, io posso farle ad esempio a cereale.
mantenendomi sempre il terreno coperto da un trifoglio sotterraneo o altro tipo di leguminosa bassa, di modo che io posso direttamente seminare sopra. Allora mi posso sul trifoglio nano, sì, sì, così fa Fukuoka, così faceva Fukuoka, così fanno tutte le persone che hanno seguito un po' la sua metodologia. Il trifoglio, allora intanto devi mantenere la terra, perché se tu ari e smuovi troppo la terra, tu perdi fertilità. Allora stiamo cercando di far diventare questo luogo il più indipendente da noi. Allora se il luogo non è autofertile, perché la natura sa essere autofertile, c'è un bosco, nessuno va lì a zappare, riseminare, portare il fertilizzante, mettere, diserbare, nessuno fa niente, eppure va avanti da solo. Però cresce quello che dice lui. Cresce tantissimo, cresce tantissimo, esattamente. Cresce tantissimo. Nel senso che quando faccio una coltivazione, la forzatura è che stabilisco io. Perfetto, però tu puoi fare una forzatura. Qui stiamo lavorando a metà tra questi due sistemi, no? Però fai la forzatura cercando però di imitare più che puoi quella roba lì. Allora gli dai dei luoghi di semi-ombra, dei luoghi in pieno sole, dei luoghi invece in ombra, e poi cerchi di molestare. Le molestie al terreno, di rovinare meno il terreno, di smuoverlo meno, perché sai che ogni volta che tu lo vai a smuovere, tu perdi autofertilità. Qui cerchi di permettere al terreno di essere autofertile. Ma smuovendolo non entra più ossigeno. Ma sì, in un terreno dove tu hai tolto completamente la sua capacità, è come dire, ma se tu sei svenuto e ti faccio il bocca a bocca, non ti salvo la vita. Certo che ti salvo la vita, ma tu sei svenuto. Ok, allora io ti faccio il bocca a bocca, cioè la prima volta ti fa piaro così ti hai l'ossigeno, però dopodiché io voglio che alla fine tu respiri da solo, non è che ogni volta c'è bisogno della... Ah, la prima volta così che... Voglio dire che è vero che se tu prendi un terreno asfissiato, no, non è la TVCT, eh? L'altra domenica. Terreno troppo pressato. No, avendo pressato, un terreno pressato. No, c'è per un cavolo. È così, a Trani è così. Sì, perché non hai sentito le sue carnate. Se tu incontri... Ieri c'era... Cioè ogni tanto, una volta alla settimana... Se tu in un terreno che è mal ridotto, che è stato trattato male, che non ha più asfittico, non ha più fertilità, non ha più niente, tu se lo lasci così va verso la desertificazione. Quindi tu lo devi aiutare a ridiventare autofertile. Quindi le prime volte tu dovrai fare delle tecniche in modo che riequilibri tutte quelle radici, quei reti di funghi, quella quantità di insetti, di lombrichi, di animali che ti mantengono l'ossigeno, ok? Che ovviamente ha perso completamente un terreno. Se tu prendi un terreno che è già malatissimo, allora gli fai tutto quello che vuoi, gli dai la flebo, gli dai quello di quello, però piano piano gli tocchi, gli togli. Domani vediamo come si agisce. Sì, sono detto che vorrei occuparmi di terreni incolti, solitamente terreni incolti di erbaccio. Sì, è un bel contatto. Sì, non esiste per erbaccia. Erbaccia sai, c'è un libro che si chiama Erbaccia Salerno. È praticamente, diciamo, quello di terreni coperti. O no? Allora, forse la definizione di fertile bisognerebbe un attimo darla. Quello è un terreno fertile. Allora, per fertile cosa intendiamo? Che non è stato sfruttato.
No, non necessariamente, perché tu puoi avere un tuo terreno che continui a produrre tantissimo e raccogliere, che è fertilissimo, quindi che lo sfrutti, cioè togli il frutto, ma che cambi i connotati. No, sfruttare, togliere il frutto. Certo. Gli cambi le colture. Sì, cioè, lì veramente devi notarlo, perché devi vedere che tipo di spontanei vengono. Le spontanee ti raccontano la storia del terreno. Allora, ci sono delle spontanee dove c'è ritenzione idrica, tipo piantagine, oppure quisetum, oppure ci sono delle spontanee che invece denotano una mancanza di ossigeno, tipo gramigna, che è molto compattato. Ci sono spontanee tipo amaranto, che non podio, dove ci vuol dire che ci sono molti metalli pesanti, quindi non c'è ciclo dei metalli. Allora, per fertilità io ti posso dare la mia versione, dato che mi sono occupata di fertilità umana, che è quando il ciclo esiste, questo ciclo qua continua, quindi tutta la materia, soprattutto i minerali, continuano a girare, ok? Quindi noi ci riproduciamo perché è un ciclo che continua. Quando io non sono fertile, perché io non posso più riprodurmi. Ok? Quindi un terreno è fertile quando lui ha tutti i cicli della materia interi e integri. Ok? Poi ovviamente ogni terreno ci avrà la sua, ci sono terreni drenanti, terreni argillosi, terreni rocciosi, terreni a pH neutro, a pH alcalino, come vuoi tu, però hanno la loro storia, sono autofertili. No, si abbandona alle 7, quindi anche noi alle 7 abbiamo un appuntamento giù. Quindi tu devi andare a vedere che tipo di spontanee. Con le spontanee tu capisci un po' che tipo di azione devi fare, ok? Allora, ad esempio, è un terreno molto compatto, lì dici, ma forse se voglio un po' velocizzare la cosa, forse gli passo una ripatura. E quindi non smuovi più il terreno, perché già è stato smosso abbastanza, ok? Ma gli passi il ripper. Il ripper non è altro che un dentone che entra nel terreno e rifà un minimo di canale dove l'acqua può entrare e dove, ok? E poi, dopodiché, però, cosa parto? Parto con piante, appunto si parlava di lupini, ma forse altre, parto con piante che hanno una radificazione molto veloce, abbastanza profonda, ok? E che iniziano a dare canali di aria, perché in realtà una radice c'ha tante funzioni, no? E vedremo un po' domani, ma una delle funzioni è quella che ovviamente una volta che lei è andata a cercare quello di cui ha bisogno, che sia aggrapparsi alla terra, che sia una volta che muore e quindi si riduce di volume, è un canale dove l'aria entra o dove l'acqua entra, secondo di che cosa c'è, ok? Quindi vai a vedere che tipo di cose, vai a vedere anche quelle piante che ti dicono gli elementi, perché puoi anche non fare un'analisi chimica del terreno, non ha anche del pH, tanto se tu conosci le spontanee sai esattamente che cosa c'hai davanti. Quello che non ricordo. Vabbè, ma è la stessa cosa, voglio dire, tu non sai il pH, sì, lo devi mettere in bocca, più o meno riesci a capire. Però è molto più interessante vederlo da delle cose vive che te lo raccontano, piuttosto che andare. È come dire. Allora, se tu non mi conosci, io ti mando le mie analisi delle urine, tu attraverso le analisi delle urine riesci a capire il mio carattere? Direi di no. Ecco, io non riesco a capire il carattere da un'analisi chimico-fisica del terreno. Sì, però bisogna conoscere le piante. Appunto, anche i caratteri delle persone. Cioè, per esempio, magari studi dove si può approfondire. Io faccio un esempio, scusa. Insulta lo stream. Sapendo che l'amorio o amaranto sono ricche di ferro, cioè di metalli, lo vedi già dal colore della pianta, dello seno, non c'ho mai riflettuto sul fatto che potessero denotare la qualità del terreno, cioè che magari.
Beh, il silicio ad esempio nell'equisetum, ad esempio, oppure ci sono tipo la lingua di vacca, si chiama questa appiccicosa che sta sulla strada, lei assorbe tutti i metalli pesanti che ci sono, piombo, eccetera, e sta infatti nei cigli della strada, perché vuol dire che lì c'è una quantità, quindi vede lei. Chiedo lingua di vacca, però non è un termine... Ma è il sedum? No, non è il sedum. Non è sedum, vabbè, poi te lo trovo. Sì, guarda, i termini, poi cioè io cambio regione ogni settimana, ma sto diventando... Che si trovano, per esempio, qui la guardia, non è la doccia, c'è un terreno, poi c'è la pianta. Vai su qua, vai a vedere in internet la pianta cosa serve per il tuo corpo, da un punto di vista erboristico, e c'è la stessa cosa per la terra. Uguale, come diceva la Pedonesia, uguale. Ma è che tu dici? Ma sto finendo. No, non sto finendo. Ma è che tu dici? Sì, no. E poi lì domani vediamo come si fa con i terreni, è molto interessante perché tu puoi accelerare tantissimo la microbiologia del terreno, perché poi alla fine noi domani analizziamo un attimo la pianta e vediamo che la pianta è fatta di acqua, abbiamo detto 60%, 80%, 90% secondo di che pianta è, no? Ma se lì togliamo l'acqua, quale altro elemento è fatta di quattro elementi? Di che cosa è fatta? Se gli togliamo l'acqua alla pianta? No, degli elementi fuoco, aria, terra. Se gli togliamo l'acqua, di cosa è fatta? La terra? No, la pianta. Aria? È fatta di aria, praticamente tutto il resto, del 20%. Di questo 20%, solo un 4% sono minerali. Poiché l'aria la trova, e l'acqua anche, abbiamo visto, perché lei sa ritrovarla, soprattutto delle piante adatte a questo tipo di clima, ovviamente, non è che mettiamo qua il banano dove non è che è molto bravo a recuperarsi, e perché non l'accumula il banano, non perché non sa raccogliersi l'acqua di condensazione, ma non sa accumularla. Se noi togliamo l'acqua e togliamo l'aria, ci rimane pochissimi minerali, un 4% del 20%, ok? Cosa vuol dire? Che noi andremo a vedere domani che in realtà tutto quello che noi possiamo fare su un terreno, mea culpa, è stato un colpo, tutto quello che noi possiamo fare in un terreno è in realtà migliorare la biochimica. Migliorare la biochimica vuol dire dare una spinta ai microrganismi, perché la pianta in questa epoca geologica ha degli alleati per ricevere minerali, che sono i microrganismi. Quindi se noi aumentiamo i microrganismi nel terreno, cioè non è che aumentiamo di numero, ma che miglioriamo la loro qualità della vita, loro iniziano a lavorare perché... io dico sempre, dobbiamo nel nostro giardino creare un rave, cioè creare le condizioni di un rave. Allora, se voi volete organizzare un rave dai vostri amici, cosa scegliete? Beh, mettete la musica che può piacere a loro, il cibo che può piacere a loro, altre cose così, e tutti arrivano, e siete allegri e contenti, e tutti arrivano. Quindi se voi create le condizioni affinché qualcosa arrivi, il rave si manifesta. Lo stesso nel terreno. Se voi nel terreno ricreate le condizioni affinché questi microrganismi possano ripullulare di nuovo, ecco che loro tornano e loro iniziano a fare il lavoro. Cioè loro è quell'elemento, vedete sempre lo schema qua, no? Se io ho questo che qui mi manca connessione, quindi io arrivo qui, ma qui non c'è connessione, quindi questo mi casca giù dal sistema e lo perdo, cioè gli oligoelementi che mi vanno via con la pioggia e tutto perché non riesco a captarli. Se io connetto questi due elementi con una bella movimento, una forma che mi va bene, un modello, in questo caso un modello non più nello spazio come forma, ma un modello di movimento, di riproduzione, di metabolismo, allora a questo punto i minerali che verranno qui, che è la terra, grazie
a questo che è il microorganismo, mi andranno direttamente nella pianta, quindi io non c'ho perdita, cioè lui mi fa da elemento di comunicazione tra i due. Quindi noi non andiamo a lavorare sulla pianta, non ci concentriamo sulla pianta, non ci concentriamo sul terreno, sono tutti diciamo, ci concentriamo sui microorganismi. Quindi andiamo a vedere che cosa possiamo... Indirettamente sul terreno, però... Indirettamente sulla pianta e indirettamente sul terreno. Però ci concentriamo su come per noi, per la nostra salute, come faccio a migliorare i miei microrganismi che mi fanno star bene? Non penso alla mia salute, perché se io penso alla mia salute, vado sul sintomo. Ho il sintomo, ma non devo sentirmi così, allora elimino il sintomo. Non ho fatto niente per la mia salute. Ho solamente spostato il problema e creato altri problemi a valle. Perché poi ritorna, non lo stesso sintomo, ma mi ritornerà un'altra cosa, perché se continuo a abbassare la febbre, non capendo che la febbre è fondamentale, perché la maniera in cui il cervello sta comunicando col corpo dicendo c'è un'infiammazione, per favore, sistema immunitario, mettiti in funzione, io tolgo la febbre, non ho capito un tubo del mio sistema immunitario. Allora, se la pianta mi sta male perché c'è un parassita, io vado e faccio anche il macerato più naturale che c'è e glielo vado a spruzzare, io non ho capito niente del sistema immunitario della pianta. Perché del sistema immunitario della pianta, perché la pianta manifesta la malattia perché lei non è contenta dove sta vivendo. Noi ci ammaliamo quando non siamo contenti di quello che stiamo facendo o che stiamo vivendo. Quindi è inutile che io tolgo il sintomo. Io devo andare a vedere la radice della mia malattia, quindi anche la radice della malattia della pianta. E quindi agisco sui microrganismi, perché sono quelli più... Agisco anche sul contorno della pianta. Allora la pianta è troppo, diciamo, colpita dal sole. Bene, li creo, perché lei qui, in questo sistema bosco, grazie alla traspirazione, grazie all'accumulo di acqua, perché poi in realtà è tutto un ciclo, ciao, grazie alla traspirazione... Lei si crea intorno come un'aurea di umidità che la mantiene, ma se io vado a piantare delle piante che generalmente crescono sotto la madre, all'ombra di un bel bosco, lentamente e in umidità, io le vado a trapiantare come i pioppi, no? Tutti i filari di pioppi o i meli, o le vado a piantare solitari in mezzo alla campagna tutti in fila, è ovvio che fa una fatica a crescere incredibile. Perché non è loro, e si ammalano, chiaro che si ammalano. Anche noi ci ammaliamo nelle scuole, perché abbiamo un'acustica di schifo, perché quello che respiriamo, perché c'è la tensione di competizione che viene aumentata dai genitori, aumentata dalla scuola, e quindi ovviamente entriamo in classe e ci ammaliamo per non poterci entrare o per qualsiasi altra ragione, o perché abbiamo voglia di avere più attenzione, perché abbiamo questa cosa della tensione. Noi dobbiamo andare a lavorare sulle tensioni nei sistemi, perché le tensioni, come la resistenza, sono tutti attriti che portano via energia e quindi ti fanno affaticare molto di più. Tutti i sistemi? Tutti i sistemi fortunatamente no, però... No, dico, questo approccio è quello che ti dico. Osserviamo e conosciamo l'acqua, che è alla base del funzionamento di tutti i sistemi di questo pianeta, perché la vita si è scolpita grazie all'acqua, e quindi l'umiltà, quindi la capacità di aderenza, quindi la capacità fantastica. Una cosa che non ho detto è che l'acqua ha un legame che ci vuole, credo, più di 600 gradi per romperla, quindi lei in realtà non si inquina mai, non si modifica mai, lei passa attraverso ambienti estremamente sporchi, si fa legami, diciamo, idrogeno con alcune molecole, ma in realtà lei rimane integra. Vorrei essere io così, a passare in mezzo alla merda e anche a un campo fiorito e rimanere sempre me stessa. Ma la nostra essenza funziona? Certo, perché l'acqua, perché siamo fatti di acqua. Lei non lava niente con la persona. Come? Non lava niente con la persona, ma fa l'altro che non si lava niente. Sì, perché qui viene a casa mia e dice che i miei bicchieri non splendono. Allora, di immensità, di che avevo splendido? Okay. Di immenso, di... Allora, quando diceva, non c'è un bicchiere di vino, ho detto, guarda, questo è solo che tu sei abituato a usare svelto, non so, sì.
sì, l'omeopatica svelto, cioè le fanno le pillolette. E poi anche con il bicarbonato, comunque la vostra idea, solo che lo sapete. Allora, iniziamo sempre con il bicarbonato sul mio tempo. Va bene, fantastico. Finiamo con l'acqua che... No, un'altra cosa, dimmi. Allora, ci ritorniamo abbastanza. Ci sono due o tre cose dell'acqua di sorgente. L'acqua di sorgente appena esce è assetata di ossigeno, quindi non vanno bevute le acque di sorgente appena escono, vanno fatte scorrere un po' riossigenate, perché ovviamente quando arrivano da sottoterra non hanno ossigeno. Infatti c'è una malattia che avevano i minatori che bevevano queste acque perché le trovavano praticamente sottoterra e che si sentivano male perché di colpo quest'acqua prendeva tutto l'ossigeno che c'era available, mi viene available in italiano, disponibile, grazie. E... cioè Google Translator e niente, no, confronta a te. Needs available, va bene. E, se tu prendi qui... Sì, infatti. Se tu prendi quest'acqua e la metti in una bottiglia di vetro, in 24 ore ti mantiene l'assetto vibrazionale che ti fa bene al tuo corpo. Dopo 24 ore è, praticamente è morta perché non si muove più. Allora tu devi cercare di farla muovere. Ci arriva praticamente già nella bottiglia di plastica, è già morta. Quella neanche la prendiamo in considerazione, quello è veleno puro. Però tu la puoi riattivare, quando tu dinamizzi ad esempio una medicina omeopatica, proprio fai questo movimento generalmente antiorario in cui tu la riattivi. Ci sono alcune macchine dispositive dove l'acqua gira in sinuosi, come si dice, in quello che è a spirale, eccetera, in cui la riattivi. Anche con la tua intenzione tu puoi riattivare l'acqua, solo semplicemente pensando, essendo concentrato, hai un bicchiere in mano, non sai che viene una bottiglia, come oggi che mangiavamo lì, la guardi, la pensi perfetta e già lei si riattiva, perché comunica con la tua acqua. C'è la rantomanzia. È una cosa da stregoni. Guarda che i miracoli non sono cose da stregoni, le stregonerie non sono cose da stregoni, perché sono tutte cose che noi non ci aspettiamo, perché ci hanno detto che non può esistere. Ma come un'acqua di Lourdes può curare, così tutto il resto che succede, perché è successo, è quello che può succedere. È solo perché nella nostra mente è un miracolo perché non pensavo. È come dire risorgere. E risorgere non ci vuole niente. Se tu sei fatto di acqua e aria, quanto ci vuoi risorgere? Niente, lasci i minerali giù. Ci sono dei Maasida tuttora all'epoca moderna che fanno il corpo arcobaleno. Il corpo arcobaleno vuol dire che si fanno chiudere in una stanza, stanno una settimana dentro, il corpo si riduce, l'aria e l'acqua vanno via, rimangono le parti, diciamo, minerarie più dure, e il corpo non c'è più in una settimana. Cioè quello che è successo a Cristo lo chiamiamo miracolo. Quello che è successo a Cristo lo chiamiamo miracolo, ma succede. Allora, il corpo arcobaleno è qualcosa che fanno i Maasida, cioè le persone illuminate. Le persone illuminate decidono che il corpo sparisce, si fanno chiudere in una stanza, passa una settimana, loro muoiono, il corpo si riduce, dopo una settimana tu apri e trovi solamente i capelli e le unghie. Perché? Perché sono le uniche cose, no, i capelli sono proteine, che sono forse i denti e le unghie, perché sono le uniche cose che non riescono ad andare in aria e in acqua. Ma se tu sei fatto di aria e acqua, è banale che tu possa sparire. I cinesi impazziscono, ci sono questi documenti cinesi in cui dicono dove avete messo il corpo, non è stato ritrovato. Una volta sono entrati dopo 3 giorni e hanno trovato il corpo piccolino, che non aveva avuto il tempo di ridursi. Perché loro sono consapevoli del fatto che la materia non c'è. Il fatto che una persona attraversa questa materia, il vetro, a parte che il vetro è un liquido, quindi sarebbe facilissimo, diciamo anche un muro che è un pochettino più duro,
È banale, perché in realtà io sono fatto di aria e acqua, quindi se io sono convinto che sono materia, sbatto, mi faccio male, che non lo faccio perché non sono capace. Ma se... e così lo streaming è finito che sono le 7, se sarebbe una buona fine, no? Cioè, andare in ospedale con la colonna di cemento armato qua. Però è banale perché io so benissimo che in fisica finalmente ci sono arrivati 30 anni fa a dire che la materia non ci sta, questa materia qui non c'è, è solo un'illusione mia. Perché questo qui è carbonio, è tutta aria, quindi com'è questa? È questa. Quindi perché io qui non riesco ad andarci in mezzo e qui riesco? Perché io non sono illuminata. Con questo abbiamo finito. Andiamo a berci il vino, che almeno... A proposito, di legge del vino, invece... È una divinità, ti apre a... È divina, non vuoi di più. Grazie. Spengo. Ci vediamo domani.